Buonasera, buonasera. È tutto più o meno pronto per una nuova puntata di Propaganda Live. Parleremo di quel che è accaduto questa settimana in Italia, in Europa, nel mondo soprattutto. Lo faremo parlando di quel che è accaduto e sta accadendo negli Stati Uniti, insieme alle parole e alla musica di Ben Harper. A tra poco qui, Propaganda Live. Benvenuti alla puntata numero 36 per quel che riguarda questa terza stagione di Propaganda Live. Cominciamo dai saluti alla Propaganda Orchestra, quest'oggi composta qui in studio da Roberto Angelini alla chitarra, Gabriele Lanzarotti al basso, Fabio Rondanini alla batteria e Giovanni Di Cosimo alla tromba. E di qua in prima fila dalla Germania ma italianissima, Costanza Reus. E al suo fianco da Cecilia 7, Paolo Cerata. Paolo Cerata. E dalla stampa un grande applauso a Francesca Schianchi. Buonasera. Un grande applauso al direttore dell'Espresso Marco da Milano. Marco da Milano. Un grandissimo applauso al ritorno di Michele Rex Zero Calcare. E dalla finalità ai colori ricci di Marco D'Ambrosio. Marco, Marco, Marco. Vabbè, in qualche modo l'importante era finirla questa sigla, no? Poi ognuno col suo strumento quando vuole, e è bello perché la batteria quando finisco 30 secondi dopo la tromba, più o meno. Comunque il free jazz, l'improvvisazione è nata così. Allora, puntata, ne sono successe tante, sempre troppe, purtroppo, e anche di molto brutte. Ne parleremo oggi. Abbiamo qua una platea sempre più, diciamo, importante e impegnativa e rappresentativa. E andiamo in pubblicità, 60 secondi, e poi torniamo qui in Propaganda Live a tra poco. Allora, dunque, ci troviamo in quale fase di fase? Mi sono perso, siamo fase 2 ancora formalmente, stiamo aspettando... Verso la fase 3. Verso la fase 3. Fase 3 giù. A tanto così dalla fase 3 in teoria poi. Arriverà a un certo punto una comunicazione ufficiale anche in tal senso, no? Ci manca. Poi c'è questa cosa dei Lombardi che forse escono, forse non escono, chi li vuole, chi non li vuole, e gli altri pure che dovrebbero in realtà cominciare a muoversi. Dove andranno, dove andremo, non si sa. Intanto, Marco da Milano, please on stage. Grazie. Non ho respiro, aiutatemi, è una frase che è stata detta tante, troppe volte in questi mesi. È stata detta anche da un uomo di 46 anni, un afroamericano, George Lloyd. Sono state le sue ultime parole. C'era un poliziotto che lo stava soffocando con un ginocchio. Qualcuno ha detto che è stata un'esecuzione pubblica. È successo a Minneapolis, in Minnesota. È stato un agente di polizia durante un controllo, le immagini hanno girato, da due giorni la città in fiamme, è stato bruciato un commissariato, c'è una rivolta in corso, Trump ha minacciato di mandare 500 uomini della Guardia Nazionale e ha detto se continuate così cominceremo a sparare. Non è l'unica rivolta di questi giorni, perché in Cina due giorni fa l'Assemblea del Popolo ha votato la legge sulla sicurezza nazionale. 2.978 sì, 6 astenuti, 1 no. È una legge per prevenire ufficialmente attività separatiste, attività terroristiche, attività sovversive contro il potere centrale. Ma insomma è una legge che vuole bloccare quei giovani che dal 2014 con la rivoluzione degli ombrelli, poi l'anno scorso e anche in queste settimane lottano per l'autonomia e l'indipendenza di Hong Kong. Oggi ho parlato con Joshua Wong, che è il volto simbolo di questa rivolta, di queste manifestazioni,
è nato nel 1996, ha 24 anni. È un ragazzo che ama i supereroi, i fumetti dei supereroi, e che si batte senza avere superpoteri contro un superpotere mondiale, cioè la superpotenza cinese, e ha detto: torneremo in piazza. Perché metto insieme questi due eventi, uno molto doloroso, l'altro molto pericoloso anche per gli equilibri internazionali? Perché Trump e Xi Jinping rappresentano gli Stati Uniti e la Cina, che sembrano i protagonisti di questa nuova guerra fredda, tra l'altro in questi minuti proprio che stanno battendo le agenzie adesso. Trump, che ha già rotto con Twitter perché Twitter ha oscurato un suo messaggio che incitava alla violenza, qualche minuto fa ha rotto anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'OMS. Ha detto: gli Stati Uniti non sono contenti di come vi siete comportati sul coronavirus, come se lui si fosse comportato bene, e quindi lasciamo l'OMS. Sembrano due fronti contrapposti di una nuova guerra fredda, ma i regimi, che siano autoritari e totalitari come la Cina o che siano democratici come gli Stati Uniti, poi devono essere tutti valutati su come si trattano le minoranze, i dissidenti, la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di stampa. E da questo punto di vista, se si studiano anche alcuni libri appena usciti, ne cito due perché sono scritti anche da due giovani ricercatori e giornalisti, Alessandro Resu, Le potenze del capitalismo politico Stati Uniti e Cina, e Simone Piranni, Red Mirror, ecco, ci raccontano questa situazione in modo un pochino più complesso. La Cina è il paese da cui è partito il Covid, da cui è partito il coronavirus, ma anche il paese della cyber security, della videosorveglianza, della super app che controlla ogni tuo movimento, il paese dell'intelligenza artificiale, il paese dove c'è il sistema dei crediti sociali, cioè ti fanno il rating come cittadino e anche come persona. È la vita a punti. Ma è un sistema allo specchio, perché la domanda è: la Cina alla fine finirà per somigliare a noi o noi finiremo per somigliare alla Cina? Sono realtà a specchio e noi ci riflettiamo in queste realtà. Questa è la settimana in cui, lo dicevamo adesso Diego, è mancata la conferenza stampa di Conte, diciamolo, no? Finora non ha ancora parlato. In questi minuti le agenzie stanno dicendo che è finito il vertice, no Paolo, Francesca, è finito il vertice regioni-governo, e pare che tutte riaprono il 3 giugno, si riaprono i confini. Così Conte festeggerà i suoi 2 anni a Palazzo Chigi. Il governo giurò il 1 giugno, sì, ma quale governo? Conte 1. Poi è arrivato il Conte 2. Il Conte 1 si specchia nel Conte 2, sono due riflessi, due figure che si rispecchiano una con l'altra, anche se hanno vicino personaggi molto diversi tra loro: Salvini ministro degli interni, e adesso c'è invece il PD. E forse, chissà, Conte 1 e Conte 2 si riflettono verso un Conte 3. In un sistema istituzionale lacerato, Mattarella oggi è intervenuto di nuovo, come fece un anno fa, sullo scandalo Palamara, sullo scandalo dei magistrati e del Consiglio Superiore della Magistratura. In un sistema economico a pezzi, perché questa è la fotografia che ha fatto sempre oggi il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco. Previsioni per il PIL meno 9, meno 13%. La più grave crisi economica e sanitaria della storia repubblicana. I poveri stanno perdendo il doppio dei ricchi o di quelli che stanno meglio. Potrebbe crescere il disagio, la protesta, la rivolta sociale. Insomma, con queste parole ci apprestiamo a festeggiare e a celebrare la festa della Repubblica il 2 giugno. Un'Italia sfinita, un'Italia sfiatata, senza fiato, con un dibattito pubblico intellettuale senza respiro. Un'Italia smandrappata, avrebbe detto Gianni Brera, grande giornalista, non solo sportivo, che è morto in un incidente stradale a Codogno, da cui è partito tutto, dove andrà Mattarella proprio il 2 giugno. Una storia da 2 giugno è quella di Emanuele Scieri, che è, l'abbiamo dimenticato tutti, era un militare della Folgore, 26 anni, siracusano, fu ucciso a Pisa 28 anni fa. Questa settimana la Procura Militare ha terminato le indagini e ha rinviato per conclusione le indagini 3 suoi ex commilitoni, 3 ex caporali. E una storia mi ha ricordato quella di Stefano Cucchi, e a Siracusa qualcuno dice: cambiamo la strada via Cadorna,
quello che perse a Caporetto, chiamiamola via Emanuele Scieri. In Cina, sono, a Hong Kong ci sono i giovani in piazza, a Minneapolis c'è la rivolta degli afroamericani e dei neri, è stato anche arrestato un giornalista della CNN e poi subito rilasciato. In Italia sono scesi in piazza i giovani dottorandi, i giovani medici. Per mesi li abbiamo chiamati eroi, con il camice hanno dato le spalle al Palazzo della Camera, al Palazzo di Montecitorio, perché il Palazzo si disinteressa di loro. Ho ricevuto una lettera di una infermiera, Gabriella Lecce, che dice: prima eravamo gli eroi, siamo i soccorritori di tutti i giorni, cerchiamo di garantire l'articolo 32 della Costituzione che vale per tutti. Non ho respiro, non riesco a respirare, sono state le ultime parole di George Lloyd. Noi respiriamo nella mascherina, quindi respiriamo male, e invece abbiamo bisogno di allargare il respiro, di allargare la vista, perché questo è la democrazia. Democrazia è respiro. Grazie a Marco da Milano. Allora, dovremmo avere... ok, ecco, questa è la prima pagina in questo momento del sito del New York Times. Il titolo, vedete le foto delle proteste in tutti gli Stati Uniti, vedete Denver, qua ci stanno varie foto che vengono da varie città, Los Angeles. La notizia è che il poliziotto che abbiamo visto purtroppo tutti mentre uccideva George Floyd è stato arrestato ed è accusato di omicidio. Quindi questa, diciamo, è la notizia del giorno in merito alle proteste che stanno comunque andando avanti. Noi abbiamo la grande fortuna, il grande onore, il grande privilegio di poter parlare di tutto ciò con un artista di caratura mondiale, internazionale, una star assoluta, un intellettuale, Ben Harper. Ciao Ben, grazie Ben, come stai? Ciao, thank you for having me on. Grazie dell'invito. Grazie a te, è un onore per noi. Allora, entro subito nel merito della questione. Stiamo parlando di quanto è accaduto a Minneapolis, dell'uccisione di George Floyd. Ci sono proteste in tutti gli Stati Uniti, abbiamo visto anche a Los Angeles, dove sei tu, e tutto è partito da Minneapolis. E ti chiedo, tu sei più arrabbiato, come è giusto che si sia, per quel che è accaduto, per quel che continua ad accadere, o sei più preoccupato in prospettiva per quel che sta accadendo, per questa escalation, le minacce di Trump, e per la minaccia anche di una guerra civile? Si parla anche in questi termini. Sì, sono sia arrabbiato, sono anche terrificato. Io sono un afroamericano e sono molto preoccupato per le sorti del mio paese. Ok, sul tuo account Instagram, ho visto che l'ultimo post che hai messo è una serie di immagini di noti afroamericani, alcuni leader assoluti, altri diventati icone purtroppo, uccisi negli Stati Uniti. Si va da Martin Luther King, Malcolm X, Rodney King, Eric Garner, lo stesso George Floyd e altri. E l'hashtag, non ci sono parole, l'hashtag è No Country for Black Men. Che cosa vuol dire un hashtag di questo tipo per te? È forte, è molto forte. Per me significa che gli Stati Uniti stanno cercando di trovare un compromesso, di mettere una toppa a questa situazione in questo momento, cercando semplicemente di nascondere la cenere sotto il tappeto. Questa storia continua oramai da troppo tempo. Esatto. Non si può semplicemente cercare di mettere una toppa in un buco rivestendo d'intonaco la casa. Non funziona così. If I forget my wallet, se mi dimentico il portafogli,
e poi mi fermano? Rischio la vita. Rischio la vita se non hai documenti con me. Oramai questa pratica inveterata è entrata nel DNA della nazione. Ma la domanda che ti faccio è: come è possibile? Personalmente, credo che gli Stati Uniti soffrono di una sorta di razza di dipendenza, come nessun altro paese al mondo. È come una malattia. Io mi rifiuto di aderire a questa dicotomia bianco o nero. Io sono un esempio di meticciato. Mia mamma è bianca, mio papà è nero. Ma la malattia è grave. Per risolvere questo problema sistemico dobbiamo promuovere cambiamenti profondi nel tessuto del sistema. Ecco, quello che volevo chiederti era proprio ragionare in prospettiva. Il mio lavoro però è suonare la chitarra. Queste cose non dovrebbero succedere, non ne dovremmo neppure parlare. Stiamo tornando indietro nel tempo. Esatto. Ci sono dei problemi razziali dappertutto nel mondo, non fraintendetemi. Fratelli muoiono in tutto il mondo. Però muoiono di più negli Stati Uniti, non muoiono così tanti fratelli a Londra, a Milano e in altre città. Il problema è più grave negli Stati Uniti. Volevo chiederti, dopo tanti tanti anni di battaglie per i diritti civili, per l'uguaglianza, appunto per non dover più parlare di questi temi, come stai dicendo, com'è possibile ritrovarsi nel 2020, anche se vuoi dopo passaggi come dire, molto importanti dal punto di vista simbolico oltre che politico? Ricordiamoci che veniamo dal primo presidente americano nero, Barack Obama, quindi, come dire, anche culturalmente, in teoria, ci si poteva aspettare un cambiamento, invece stai dicendo che stiamo tornando indietro. Com'è possibile tutto ciò? Che spiegazione ti sei dato? Secondo me, sto cercando una spiegazione. Barack Obama is a champion. He's a champion Obama of race. He's a champion of è stato un campione della promozione dell'uguaglianza razziale, della promozione dell'uguaglianza culturale. È stato un paladino per gli Stati Uniti. Lui è proprio il simbolo del nostro successo, del nostro successo culturale, accumulato il nostro successo culturale sulla sua persona. Questo dimostra che non basta un uomo, non bastano delle elezioni per cambiare veramente un sistema. Il cancro è nella mentalità. Ok. Allora, tra poco ci suonerai il tuo ultimo pezzo. Volevo solo chiederti un'ultimissima cosa. In questo momento ci sono delle rivolte, cioè, come dire, la condivisione della rabbia da parte di tutti. Ma quanto pensi in realtà che ci siano anche persone? In realtà Trump è stato votato, è stato eletto, ha un suo consenso. Quanto secondo te questo consenso è ancora reale? Quante persone stanno guardando queste rivolte, giudicandole negativamente? Non dico prendendo la parte dei poliziotti bianchi, però non so se mi sono spiegato. Well, I don't want to get caught up in supporting white policemen or not, because restare bloccato in questa questione. Questa
domanda, diciamo, questo quesito che mi hai posto fa parte della dipendenza che noi abbiamo rispetto a questo problema. Non possiamo separare i buoni dai cattivi. Ok, allora il tuo ultimo pezzo è dedicato agli invisibili, se non sbaglio. Siccome anche qui in Italia abbiamo un problema di invisibilità, ne parliamo spesso. Chi sono per te gli invisibili negli Stati Uniti? Qual è il senso del tuo pezzo? E poi ce lo farai ascoltare. Talvolta la portata di questa canzone non è così vasta. Insomma, certe volte basta soltanto girare lo sguardo e si vede una persona che in realtà è un invisibile nella società. Non basta, non serve andare così lontano. No, ce l'abbiamo tutti. E se vuoi, in questo momento noi abbiamo la possibilità di ascoltarti e vederti. Thank you. Right on. Grazie. Thank you. Been so long since it felt easy. Been too long since anyone could reach me. Slipping away. Don't let me disappear. I am broken, but we are whole. Like a train down the track, days over me roll. So tired of hurting, don't let me disappear. We're too young to regret this much. We're too scorned to ever trust. It's coming apart. Don't let me disappear. I'm just trying to catch up to myself while leaving myself behind. While the world spins, we hang off of the side. The lights are bright and this place is closing. I can't go home and face this morning. Just keep me still. Don't let me disappear. Been so long since it was easy. Been too long since anyone could reach me. It's slipping away. Don't let me disappear. Don't let me disappear. Don't let me disappear. Don't let me disappear.
Grazie a Ben Harper. Allora, nel ricordare... Grazie tante per l'invito. Tu avevi delle date estive in teoria in Italia, qua leggo Marostica, Lucca, Taormina, penso anche Brescia se non erro, verranno recuperate nell'estate del 2021, leggo, ora non so se, non, se vale per tutte, però comunque... Cercheremo di organizzare un tour l'anno prossimo, se insomma le condizioni di sicurezza ci saranno. Certo, speriamo che nel giro di un anno qualcosa migliori, certo. Hai mai conosciuto qualcuno nato il 28 ottobre 69? Voglio veramente mandare un abbraccio a tutta l'Italia, a tutta la penisola, per quello che avete attraversato. Grazie Ben. I miei amici di Verona. Hai anche un amico, chef. L'Italia è stata colpita molto duramente e mi è pianto il cuore. Grazie a Ben Harper, diciamo che è un problema che in questo momento riguarda tutti, Italia e Stati Uniti. Grazie a Ben Harper, a presto, speriamo in Italia. Ti facciamo gli auguri il 28 ottobre, sono nato lo stesso giorno tuo, lo stesso anno proprio. 28 ottobre 69. Davvero? Hai capito? Non mi era mai capitato. Guarda come siamo usciti fuori diversi. Thank you very much. Allora, capito? E noi abbiamo Roberto Angelini alla chitarra, no, per carità, grandissima. Mi dicevi, Francesca? No, non buttarti giù. No, figurati, ma è da anni ormai che faccio questo confronto. Ogni volta che guardo Ben Harper, dico, guardate come... Guardate mi pare un zio, no, nel senso... cioè, lui è sempre così. Cioè, io ho visto d'occhio, prego Marco. Dopo Ben Harper, non è facile. Comunque, rimanendo in tema... Minneapolis, sì, la cosa che mi ha colpito più non è sta settimana, è qualche ora fa, e leggere questo tweet. Erdogan, the racist and fascist approach that led, allora, l'approccio razzista e fascista che ha portato alla morte di George Floyd a Minneapolis come risultato di torture, non ha solo rattristato tutti noi, ma è diventata una delle manifestazioni più dolorose dell'ingiustizia, dell'ordine, dell'ingiustizia, insomma, sì, dell'ordine ingiusto in tutto il mondo, insomma. Esattamente, un uomo sensibile ai diritti, esatto, ai diritti civili. Esatto, ai diritti. Il mondo della rovescia, mo ti tocca fare il fumetto su lui, su Erdogan. Capito? Noi. Io su Erdogan ho dato, È vero. Ma mi sa che ne entro pure in Turchia io, quindi. Comunque, questa specie di capovolgimento di posizioni non è niente rispetto a lui che si è potuto togliere forse la soddisfazione della vita. Perché finalmente nella sua vita Toninelli ha potuto dire questa cosa. Oddio, mi vengono i brividi. Incredibile boiata dell'assessore alla sanità regione Lombardia Gallera. Sentite come descrive il significato di indice di trasmissibilità del contagio. Finalmente Toninelli ha potuto dire, ma guarda che boiata che ha detto questo, che non era bancio segreto. Comunque io voglio solo sottolineare che nel giro di 4 minuti di orologio siamo passati da Ben Harper, Erdogan, Toninelli. Io non lo so come fatto. Allora, dal mio punto di vista... Non so quale sia stato il passaggio, ma ci siamo riusciti. Dal mio punto di vista è un crescendo. È un crescendo. Perché se Toninelli che diceva boiata, veramente... Che cosa ha sentito Toninelli? Soprattutto una cosa messa in rete sulla pagina di Facebook della Regione Lombardia. Gallera ha detto queste cose che abbiamo sentito, abbiamo letto tutti nei virgolettati. Ma va sentito io, più volte durante il giorno, direi. Io ho sempre detto, sai, i giornali un po' modificano queste virgolette, però se lo senti non l'ha detta così, dai. L'abbiamo? E continuare su una strada che ci sta portando a ridurre fortemente la capacità di diffusione del contagio, perché lo ricordiamo, 0,51 cosa vuol dire? Che per infettare me
bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50, no? E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me. Quando è a 1 vuol dire che io basta che incontro una persona infetta che mi infetto anch'io. Quindi dobbiamo continuare su questa strada con determinazione. Allora. Tutto non chiaro? Io pensavo ci fosse salvezza, perché a volte dalla trascrizione alla realtà c'è sempre una piccola forza, l'ha detta proprio così. Lui pensa che R050 è proprio questa, dai. Sia come le lampadine da 100 watt, lampadine da 50 watt, ci sta, è il malato Covid da 100 e quello da 50. E lui crede che funzioni così. Questo, diciamo, è il personaggio intatto, è la persona non contagiata. Non contagiata. Che quanto incontra l'individuo, diciamo, da 50 watt, così il Covid da 50 watt, praticamente lo cuoce solo davanti. E dietro ti rimane, ti viene croccante solo da sto lato e dietro ti viene crudo, quindi no, il Covid non riesce a cuocerlo totalmente. Se invece si mettono due da 50, come dice pure, se li metti due da 50 ti viene ben Covid su due lati. Una cosa a cui non ha pensato Gallera è che se tu però incontri uno da 50 watt e il soggetto è posto su una pedana girevole, te lo cuoce come il kebab, piano piano, te lo fa, te lo contagia tutto e te posso dire, viene più morbido. Per me è meglio così. Vabbè. Questo è peggio di quella di Erdogan, te prego. Nicola Morra, Movimento 5 Stelle, scrive: tanti a sfottere Gallera. Ci sta. Ora però dovremmo interrogarci su come evitare che illogicità ed incompetenza, irrazionalità ed inettitudine a tutti i livelli trionfino, nessuno escluso. Roba... Questo l'ho detto da è uno bellissimo. Dei 5 Stelle che ci ricordiamo, scie chimiche, xylella contro vax. Bello, una richiesta di... Come ce l'ha col suo collega del Ministero della Giustizia, così a occhio e croce? Ah sì? Ipotizzo. Però sì. È arrivata un pochettino vero? Su tutti. Non è escluso. Hanno sentito tutti vale, se ce l'ha col Ministro della Giustizia, diciamo... peso specifico? Vabbè. O credi ancora a quella cosa di uno vale uno? Ecco, perfetto, siamo in grandi sinergie. Il conto torna. Albano a domenica in... Allora, perché ho messo Albano? Perché tutti se la sono presa, evidente, in maniera feroce con Gallera. Nello stesso periodo Albano fa questa... L'uomo ha distrutto i dinosauri, fermerà anche il coronavirus. Qual è stata la reazione nei confronti più Albano? Di Albano? Questa. Eccola qua. Allora... Poi tre cuoricini, perché c'è affetto, invece a Gallera l'hanno massacrato, tutti e due hanno detto una cazzata. Qual è la differenza? Un po' la evidenzia qui Federico Ferrazzi. Stamattina ho incontrato un positivo al coronavirus, mi sono tolto la mascherina, l'ho abbracciato, l'ho baciato, per fortuna non c'era il secondo. Lui, Federico, dice sta cosa scherzando, lì dove invece Alex la rende più concreta. È gravissimo quello che ha detto, qualcuno potrebbe pensare che incontrare un infetto non sia pericoloso, assurdo. Attenzione, ecco questo, che Albano non è il, come si chiama, l'assessore al welfare di una regione. Quello che dice rimane un po' così, etereo, mentre quando tu, Gallera, usi un'immagine figurata così, puoi creare dei danni mostruosi. Le favole, i racconti, per spiegare le cose meglio, vanno fatti con una certa cura. Gallera ci spiega perché lui ha fatto quella riduzione ai minimi termini di sto valore dell'R0, R50. Eccolo qua. Assessore, qual è stato il problema? Che si è spiegato male, cioè che l'ha spiegato maniera che non è stata chiara? Abbiamo raccontato in maniera molto semplice ai cittadini il grande risultato che hanno ottenuto e l'abbiamo cercato lei di dice, spiegare ho spiegato in maniera come ho... semplice per la massaia. In maniera... Allora, Gallera è l'unico, a me sembra uno che cerca di attraversare un fiume soltanto da una merda all'altra, perché ogni volta ne cerca uno, cioè ha lasciato quel 0,50 e è passato alle massaie. So argomenti delicati, semplificare in forma di favola. In Lombardia sono uscite solo massaie, tra l'altro, c'è stato proprio il traffico, c'era il corso pieno. Esatto, che uscivano a cercare quelli da uno. Certo. Una strage poteva fare. Eh sì. Comunque è, è difficile mettere in favola, è una roba d'artisti. E noi ce l'abbiamo un artista, Diego. Ce l'abbiamo un artista? Ci un pochettino. Ma ce l'abbiamo anche noi un artista. Ma sì, che c'è. Un grande applauso a Lorenzo Gioielli. Eccolo qua. Raccontacela tu, Lorenzo. Eccoci qua ad aiutare nel divulgare. Allora, care bambine e cari bambini e care massaie, questa sera vi racconterò la favola di come tanti e tanti anni fa gli uomini delle caverne sconfissero i dinosauri.
che poi non è una favola, è successo davvero. Lo so, molti di voi avranno letto le fake news dei dinosauri sterminati da un meteorite, stupidaggine. Studi approfonditi di eminenti scienziati leghisti, la cui esistenza è comprovata da alcune impronte fossili in Tanzania, hanno determinato che per sterminare i dinosauri ci sarebbero voluti due meteoriti e che entrambi i meteoriti sarebbero dovuti cadere nello stesso momento e nello stesso posto, cioè all'ora dell'aperitivo sul Consiglio regionale della Lombardia. Siccome non è andata così, vi racconterò la verità. Dovete sapere che ai tempi dei dinosauri l'uomo delle caverne, poverino, faceva una vita misera. Pensate che doveva nascondersi nelle grotte tutto il giorno perché i dinosauri erano molto ghiotti di uomini delle caverne, soprattutto di quelli un po' vecchietti, che erano più scocchiarelli come i Fonsis. Allora, uno dei capi stregone degli uomini delle caverne, un certo Gallerus, detto R con zero per le minime dimensioni del suo cranio, suggerì quest'idea. Noi mettiamo tutti i vecchietti delle caverne ammucchiati in dei giganteschi bicchieroni di pietra verniciati a strisce rosse, come i cestini del popcorn, così i dinosauri se li sgranocchiano mentre guardano la partita Tirannosauri-Juventus, che finiva sempre con tutti i giocatori della Juventus mangiati dai tirannosauri, ma comunque durava 90 minuti perché la Juventus già allora aveva la panchina lunga. L'idea di Gallerus funzionò benissimo finché non finirono i vecchietti delle caverne. Dopodiché ci si ritrovò, punto e da capo. Allora intervenne un altro stregone, un certo Fontano Piteco, detto Er Sapiens. Cioè, Er Sapiens era un nomignolo ironico che gli avevano dato gli uomini delle caverne, un po' come quando a uno un po' grassottello lo chiami lo smilzo, ecco, o quando a uno un po' bassino lo chiami Er Pertica, o quando a uno un po' coglione lo chiami Er Sapiens, ecco. Fontano Piteco, detto Er Sapiens, spiegò la sua idea. Si trattava di indossare una mascherina di pelle di culo di uomo di Neanderthal, materiale all'epoca molto diffuso. Davanti c'era disegnato un nasetto nero come quello di un topo e dei lunghi baffi, sempre come quelli di un topo, e anche dei grossi dentoni come quelli di un topo. Insomma, l'avete capito, bambini, massaie. Era una maschera da topo. Infatti, come tutti sapevano, i dinosauri avevano paura dei topi, proprio come gli elefanti. E grande idea ha avuto Fontano Piteco, detto Er Sapiens, gridarono in coro gli uomini delle caverne. E pensare che la gente dice che sei un coglione. E così fu realizzata una prima mascherina per fare un test, ma serviva un volontario, no? Per provarla con un dinosauro. In compenso, il volontario avrebbe potuto tenere la mascherina gratis. Un certo Salvinug, detto lo smilzo, alla parola gratis fece tre passi avanti, urlò primo! Come sentiva la parola gratis, Salvinurg? Era così, ruente, no? Gli partiva lo stesso riflesso animale che ha la scimmia quando vede una banana gratis o una moto d'acqua della polizia. Quindi Salvinurg, detto lo smilzo, fu spinto fuori dalla sua caverna gratis, con la sua bella mascherina da topo gratis, e cammina, cammina. Dopo un po' incontrò un dinosauro, gratis. Il dinosauro lo osservò perplesso, no? E poi disse, ma il naso da topo ce l'hai, i baffi da topo ce l'hai, è fin qui regolare, ma dove stanno le orecchie da topo? Salvini lo smilzo, si mise le mani sulla testa, così esclamò, oddio, che orecchie! Sì, disse il dinosauro, quello è un po' a batuffolo che ci hanno i topi, io le chiamo orecchie a tampone, dove stanno? Salvinurg pianse e pregò, ma io non lo sapevo che ci volessero anche le orecchie a tampone. Facevo solo il mio lavoro da ministro, ti prego, risparmiali, ti dirò dove ho nascosto i soldi, ti... Ma prima che potesse terminare la sua lagna, il dinosauro se l'era già pappato in un boccone. Proprio così, bambini. Fontano Piteco, detto Er Sapiens, si era dimenticato che oltre alla mascherina da topo avrebbe dovuto pensare anche alle orecchie da topo a tampone. Allora Gallerus, detto R con zero, disse, ma in modo le troviamo le orecchie di topo a tampone? Gallerus prontamente rispose, ascolta, le orecchie a tampone costano una barca di vongole e noi le vongole della regione se le siamo mangiate tutte. Perché invece non diciamo che le mascherine funzionano e Salvinurg è arrivato sano e salvo all'isola di Papezia e se la sta spassando alla grande? Ottima idea, disse Fontano Piteco Er Sapiens. Diciamo che i tamponi non servono, che bastano le mascherine e chi li vuole se li comprasse con le vongole sue. Chiaramente fu una strage. Fu un periodo molto triste della storia dell'umanità. Ma allora come li hanno sconfitti i dinosauri? Mi chiederete voi bambini e soprattutto voi massaie, certo.
Ricordate quel dinosauro che si era paspato Salvinurg, detto lo smilzo? Risultò che Salvinurg era una specie di virus mortale per i dinosauri, tipo ebola dei dinosauri, ecco. I primi sintomi erano che al dinosauro gli veniva 49 di febbre, iniziava a dire cose al ragazzosauro, tipo bacioni, rettiloni, prima i triceratopi, affronterò il processo a testa alta, vi dirò dove sono i soldi li ho nascosti. Purtroppo non faceva in tempo il dinosauro malato a finire la frase che si schiantava al suolo, ed era un peccato, perché se l'avesse finita avrebbe risolto uno dei più grandi misteri della paleontologia fiscale e giudiziaria di tutti i tempi. In breve, il virus del corona Salvinurg 49 dilagò ed estinse i grandi rettili della Terra. Ecco qui com'è successo, bambini, che l'uomo sconfisse i dinosauri. Qual è la morale della favola? Se non volete fare la fine dei dinosauri, non mangiate nulla che sta per terra, ruba e odora di mojito. Inoltre, lavatevi sempre le mani, obbedite ai genitori e trattate i nonni con delicatezza, che sono scrocchiarelli come i Fonsis. Lorenzo Gioielli! E questa favola l'abbiamo raccontata a pubblicità e poi torniamo qui a Propaganda Live. In versione Prodigy. Guarda Marco che faccia che c'ha, Alle Prodigy sono un gruppo che dove li metti sta. È una cosa incredibile. Quando faccio i pezzi miei, se dici che qua devo mettere una musica di quelle che te fomentano, prendi un pezzo dei Prodigy, te lo butti ed è perfetto. Sembra proprio che sia fatto apposta. Sono fatti apposta per tutte le immagini, no. Sono pezzi perfetti. Ok, detto ciò, bravissimi. Bravi, Marco. Perfetto. A proposito dei prodigi. Ecco. Dei prodigi? Esatto, delle cose più... Soccorso renziano a Salvini, Italia Viva non partecipa al voto sul processo Open Arms. Giusto? Giusto. Francesca, ci vuoi un po' raccontare questa cosa? È stato il voto in commissione al Senato, in giunta anzi per l'autorizzazione al Senato, sul caso Open Arms, quando Salvini, ministro dell'Interno, agosto 2019, tenne per alcuni giorni alcuni migranti sulla nave, insomma un po' quello che abbiamo già visto per la Gregoretti. Ma dov'è il prodigio qua? E qui il fatto è che i parlamentari senatori di Italia Viva presenti in giunta non hanno partecipato al voto in maniera abbastanza dicendo che non era stata fatta bene l'istruttoria e che comunque gli sembrava che non si possa dare a lui solo la sola responsabilità, ma insomma che sembra più un'azione di governo. Morale, non hanno partecipato al voto, quindi lui in giunta è passato l'ok alla relazione di Gaspari, che è il presidente, che dice che non va autorizzato il processo. Poi i renziani hanno detto pure che comunque i loro voti non sarebbero stati determinanti, però cambia fino a un certo punto. Esatto, politicamente il segnale è quello. È importante. E adesso ovviamente ci sarà il voto in aula, che è quello che deciderà veramente il sì o no, però ovviamente quel giorno è stato anche abbastanza inatteso, quindi ha fatto scalpore. Inatteso per chi non se l'attendeva. No, ho detto una sciocchezza, ma è vera. Anche perché invece Luciano Nobili, eccolo qua, se l'aspettava. Nobili, ieri Matteo Renzi non ha fatto un favore a Salvini, gli ha fatto un danno.
gli ha tolto una delle sue armi di propaganda più affilate, e questo è un virgolettato di chi? Di Tommaso Labate, con le parole e la luce d'analisi di Tommaso Labate: la politica è una cosa seria, a noi d'Italia Viva piace da matti. Tommaso Labate, me, giornalista, conoscendo Tommaso era ironico, però non sta qua, non me lo va a spiegare. Comunque il fatto è che sembra che quindi abbia sottratto un'arma di propaganda a Salvini non mandandola al processo, e così non puoi fare la vittima. Non tutti l'hanno capita. Ci fosse un renziano che critica la cagata fatta dal loro leader, uno, porca troia, manco uno. Diciamo, questa è una riflessione che spesso... che non viene rintuzzata con gli stessi toni, un pochettino fa... grevi, un po' aggressivi, ma viene spiegata anche stavolta. E Domenico dice: se tu fossi un giocatore di scacchi, capiresti cosa è la mossa del cavallo. Il fatto è che, non riuscendo a capirla, vi dimenate ossessionati da quanto fa Renzi, poiché spiazza sempre te e i tuoi amici. Passo e chiudo. È magari... un po'... Pollamaschi magari gioca pure a scacchi, adesso non so se i due si conoscano, ma che... però comunque la spiegazione è che Renzi ha fatto sta mossa del cavallo con cui ci sta facendo, ma veramente, cioè ci sta, no, insistendo parecchio con sta mossa del cavallo, e casualmente, eccolo anche qua, le prime copie hanno sempre un fascino speciale, hashtag la mossa del cavallo, cos'è? È il nuovo libro di Matteo Renzi. Che come vedete c'ha il cavallo, un copertino, cioè perché? Dice, quelle so, e ne è Anchise, chi so? Sì, qualcuno ha detto proprio tu, rottamatore, metti Anchise in copertina, diciamo. Che porta sulle spalle un vecchio. Sì, a meno che non intendesse, l'ho preso per il cavallo dei pantaloni, cioè sai la mossa... quando vira cavallo, tutto, quando no? Si dice, sai, qua il cavallo dei pantaloni, la basta. La sarà la mossa del cavillo, in realtà. Come dici? La mossa del cavillo, quella la di... la mossa del cavillo, non lo so, questo sarà il prossimo libro. Comunque no, questa è cronaca. Con fatto sta che potrebbe essere il cavallo di Troia, non lo so. Comunque è stata spacciata per una mossa di scacchi. Io adesso voglio che le massaie, ormai sono diventato Gallera, ormai, i bambini capiscano sta questione della mossa del cavallo con l'aiuto di un vero maestro di scacchi. Ce l'abbiamo? Eccolo qui. Qua. Riccardo Alaimo. Ciao Riccardo. Ciao. Ciao Diego, ciao Marco. Ciao, ciao. Allora, Riccardo, quanto è campione di scacchi? No, non è campione, è maestro proprio, che è una qualifica, non è maestro. Ah, maestro è più di campione o è meno? E non lo so se pure campione si è vinto qualcosa. È un titolo, è il massimo titolo italiano. È il massimo italiano, vabbè, ma va bene così, noi ci accontentiamo. Maestro. Quindi, maestro, ci dica, sta mossa del cavallo, io ora se mi splittano lo schermo, ho fatto una specie di, ecco appunto, ho disegnato il cavallo, è un po' di scacchiera, la mossa del cavallo qual è? Quella famosa fatta a L, giusto? Spiegami tu. Esatto, esatto. Il cavallo, a differenza di tutti gli altri pezzi, ha una mossa unica. È l'unico pezzo che può saltare tutti gli altri. Ecco, questo me l'avevi... Quindi diciamo che questa frase, la mossa del cavallo, vorrebbe intendere una mossa inaspettata, strana, un modo per uscire da situazioni accerchianti. Ho capito. Fa così, si muove secondo una L. Esatto. Stai guardando, sto facendo bene, maestro? Ma se stai uno... facendo benissimo, Marco. Ecco. Posso fare una domanda io? Ma se uno fa solo mosse del cavallo, poi non diventa prevedibile? Ah, per i giocatori di scacchi di un certo livello è tutto prevedibile. Ecco, diciamolo. Ok, no, lo dico per ecco, il successo questo, di questo libro. questa denominazione, la mossa del cavallo, gli scacchi... Dice Paolo, forse si è data all'Ippica, vabbè, queste sono cattiverie, francamente, che da un giornalista della veramente magaratura... Veramente non ce l'aspettavamo. Veramente, cioè, siamo veramente... Guarda. Caro maestro, rimaniamo sul pezzo. Rimaniamo caro sul maestro, pezzo. Okay. Tu mi insegni che ci sono un sacco di denominazioni negli scacchi che sono pure così fantasiose, no? Giusto, ci sta... Sì. O scacco del barbiere, se non sbaglio, dico bene. Che è? Sì, soprattutto nella tattica c'è anche lo scacco di scoperta, lo scacco di infilata, varie cose diciamo. Esatto, una a me piace molto quella, non so se abbia un nome come mossa, però l'azione negli scacchi quando tu sacrifichi un tuo pezzo, tipo sacrificio di donna. Sì, sì. Si chiama così. È una mossa molto bella. In cosa consiste? Sacrificio di qualunque cosa, di solito per vincere poi la partita. Praticamente tu prendi un tuo pezzo di valore e lo lasci mangiare a un avversario, giusto? Ah, esatto. Perché sai che ne avrai un vantaggio. Ecco, io vorrei inserire nella Federazione Internazionale degli Scacchi, come si chiama? La FIED? FIDE. La FIDE, scusate, questi poi sono precisi. La FIDE, una nuova tipologia di sacrificio. Te lo vorrei mostrare. Si chiama la mossa del stai sereno di cavallo. Ecco, ti faccio capire.
Te la spiego, poi tu mi spieghi, mi dici se sarà inseribile. È come il sacrificio, quando tu sacrifichi un tuo pezzo lo fai mangiare un avversario. Questo è diverso, perché tu te mangi un tuo pezzo, uno tuo stesso, che te sta sui che te dà fastidio, te lo mangi e la cosa bella è che non se l'aspetta né il pezzo, che ci rimane molissimo, e né l'avversario. Infatti questo ti spiazza tanto quando... Spero di poterla inserire. Sì. Senti, un'altra cosa la che mostra, stai sereno, soprannome la mossa Matteo. La mossa Matteo, bellissimo. Avrebbe il doppio nome, eh? Sì, sì. No, Matteo Enrico, Enrico de Seconda, che ne so. Tu mi hai spiegato poi anche un'altra un'altra mossa bellissima o situazione bellissima è la Zunzhuang, si chiama così, ho detto bene? Sì. Sì. Zunzhuang è una posizione in cui l'avversario sta bene, però siccome sarà obbligato a muovere, perderà per forza di cose. Quindi finché non muove non perde? No. Giusto? Allora io ti propongo questa variante, si chiama lo Zingzwang ed è riferita a un nostro amico, è lo Zingzwang, lui praticamente non ti muovi mai, rimani là fermo e gli altri fanno muovi, tocca a te, muovi e c'hai scacco per sfinimento dall'altra parte perché si estinguono come i dinosauri. Se riesci nei sondaggi, se stai fermo... Se può fare o Zingzwang, ti prego, dimmi che si può fare. In serie, movimentiamolo sti scacchi, sono 3.000 anni che esistono, sono 5... Nel caso del personaggio in questione, più che altro sarebbe la mossa invisibile, perché chi l'ha visto? Attenzione, vabbè, attenzione. E non le manda a dire, e non le manda a dire. Eccola là. Ah, una cosa bellissima sono... Ed è un attimo che si finisce nei salotti televisivi. Sono le difese. Tu mi raccontavi che la difesa siciliana, tu sei siciliano, ne vai molto orgoglioso, no? Sì. Sono curioso di essere un abitante del mondo. Ah sì? È la più usata nel mondo? La difesa siciliana sì, è la difesa più famosa al mondo. Ah, bellissimo. Senti, io te ne vorrei inserire un'altra, posso? Si chiama la difesa sardagnola o arrocco dei nuraghe. Praticamente consiste in questo. Quando tu ricevi un attacco da un pezzo avversario, gli dici, oh, ma l'hai fatto il tampone? Ma ce l'ha il sierologico? Allora vai, va. Cioè, riesci a tenere a distanza... Questa era una cazzata, scusa. Però lui ride tantissimo, mi piace perché... Ma lui per quello mi si fa. È l'unico che compete con Costanzo in quanto... È bella sta cosa. Maestro, scusami di averti coinvolto in questa serie di scemenze. Ma no, a me fa piacere. Senti, io... Ridere fa bene. Ti ringrazio tantissimo e alla prossima mossa dei non grazie so chi. Grazie a voi. Al prossimo libro. Grazie a te, grazie. Ciao. Coinvolgere un maestro di scacchi su sta roba. Mi sono affogato, non ho niente, sto bene. ANSA Sardegna, patente immunità Sardegna, Stato Regioni, prima passaggio in conferenza Regioni, per ora appoggio Sicilia. Paolo, che sta succedendo? Paolo, guarda, che sta succedendo? Sta succedendo che è arrivata adesso la notizia, una dichiarazione del ministro Speranza che dice e conferma quello che aveva detto Marco da Milano, e cioè la riapertura che ci si potrà spostare da una regione all'altra. Questa è appena la dichiarazione fatta appena finito il scusatemi, oggi vertice. Che giorno è? 29? 29. Perfetto. Quindi dal 3 giugno ci si può spostare da una regione all'altra. Ok. E i governatori? E governatori zitti, perché tu fai riferimento a una dichiarazione del governatore della Sardegna, Solinas, Cristian Solinas, che aveva detto che in particolare lui si era rivolto ai lombardi e ai milanesi dicendo sono soprattutto loro che vengono qui in vacanza, per arrivare nella nostra regione dovranno avere un passaporto sanitario. Gli hanno risposto dal sindaco di Milano Sala. Ah, gli hanno risposto, bruci tutta una serie. Mi fermo. Vabbè. E quindi si è aperto comunque un contenzioso e con altri presidenti di regione che hanno condiviso, altri no. Della questione che posso dire, Marco, c'è questo, stato il dovevi solo mi fermo. Scusa, perdona. Se tu adesso fossi in collegamento con Mentana, in attesa dell'arrivo di Conte, parleresti per mezz'ora di niente. No, di adesso quello... qua bravissima. C'hai questa esitazione dei 15 secondi e imbruttisci a Marco, gli dici che devo dire. No. Grazie. Mi fate lavorare gentilmente. Esatto. Io avevo Mentana, ce l'ho nell'auricolare. Lì c'avevo Marco che mi faceva segno. No, io non spoilerà. Sì, lo so. Esatto. Quindi, però lui dice, saresti stato capace di cincischiare per ore senza... Ma no, ti ma, è una qualità, volevo dire. Esatto. Fallo tu a parlare per ore e ore a tenere il pallino con tutti che lo guardano poi. Bello è quindi questo. C'è stata quella polemica. Diciamo, l'aggiornamento poi è sul vertice di questa sera. Grazie, quindi, scusami, se questa è la notizia, tipo a ore... domani o dopodomani arriva Conte a dircelo.
Guarda, invece la conferenza stampa non ne ho, appena so qualcosa. Vabbè, in teoria. Dico. Beh, tieni conto dovrebbe. Che il DPCM è già stato fatto. Se non cambiano la data, in teoria non devono fare un nuovo No, perché era la scadenza del precedente decreto. Il DPCM è già scritto il 3. O cambiano la data, oppure in teoria. Dopodiché magari fa una conferenza stampa per confermarlo. Va bene, ok. Prego Marco, andiamo avanti. Se arrivano notizie, interrompete quando volete durante il pezzo di Diego. Certo. Allora, come l'ha accolto lui, Sara, questa iniziativa, diciamo, questo opt-out, non te lo so dire. Dal 3 di giugno anche noi potremmo lasciare la nostra regione, ne abbiamo necessità e voglia per andare a trovare un parente, per andare al mare e in montagna. Toti, il presidente ligure, dice: accoglierò a braccia aperte i milanesi. Altri, non li cito, dicono: bah, magari se fanno una patente di immunità o qualcosa del genere. Ora qui parlo da cittadino, prima ancora che da primo cittadino. Io però, quando poi deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza, me ne ricorderò. Buona giornata a tutti voi. Me ne ricorderò. Ragazzi, come gli ha fatta cadere così, L'ha fatta da duro, mi ha ricordato molto una roba da Corleone, Me ne ricorderò. È bello perché Sala fa il duro qui, grazie Giovanni, è stato un intervento meraviglioso. Ci faremo una proposta che non può rifiutare. Che non può rifiutare, io già vedevo la testa di cavallo, tutto. Ma poi Marco... La testa di cavallo. Il problema poi sarà che questa storia girerà così in tutta Europa, no? Ci sono ora parziali aperture di alcuni paesi, la Grecia per esempio che apre nei confronti di molti paesi ma non nei confronti dell'Italia e della Spagna e così via, e Austria, che anche gli austriaci hanno deciso così. È chiaro che c'è stato tutto sto tiramolla anche europeo. Fatto sta che Sala in quel momento lancia un messaggio da duro. Me ne ricorderò, perché lui far duro, raga, ma 5 giorni prima già sapeva come sarebbe andata, secondo lui, così. Buongiorno Milano dall'Idroscalo. L'Idroscalo è una delle bellezze milanesi, tanti milanesi lo conoscono. Ecco, io consiglio di passare parte del vostro tempo estivo qui, anche perché già sapeva. Sarà una visita, una permanenza in totale sicurezza. Ecco qua. Ragazzi, vacanze sì all'Idroscalo. Parlo perché ci sono stato a Milano l'estate e sono andato all'Idroscalo. Toglio di. Va bene. Intanto Toti ha detto che i milanesi ha aperto. Fase 2, la Liguria sperimenta spiagge libere per residenti, scogli prenotati e steward. Io 45 anni di mare non ho mai sentito gli scogli prenotati e volevo capire cosa fossero. Che ci metti il cappello. E ci abbiamo mandato un inviato. Allora, sindaco, ci dicono che quest'estate al mare possiamo tornare. Ci dicono pure che le paratie di plexiglass al prossimo giro. Ci dicono però che al mare ci si torna almeno alle 10 con regole precise. Certo, zone di balneazione delimitate con un unico accesso, la possibilità di prenotare perché le persone che vengono da fuori comune, e poi l'organizzazione del lungomare con 2 corsie molto ampie a doppio senso per i pedoni, perché il distanziamento deve essere garantito anche quando ci saranno migliaia di persone a passeggiare. Ragazze, a destra, il marciapiede per salire di là, per scendere è questo. Eccola. Devi andare di là e la bicicletta la devi... vai in strada con la bici, devi andare in strada, vai in strada, diciamo, ha preso il senso contrario in bicicletta, là in teoria ci sarebbe andare a piedi, però diciamo il tono, vai in strada, mani sui fianchi, panza in fuori, andiamo avanti. Quindi ci stanno 2 sensi alternati, diciamo. La prima volta vedo il lungomare come autostrada. Quindi qua come funzionerà? Ognuno... Questa funzionerà con uno steward qua all'accesso sulla scogliera. Con quel fronte di scogli là in fondo sarà prenotabile attraverso l'app. Quindi lì servirà la prenotazione. Lei ha prenotato lo scoglio, no?
No, no, al momento no, io sono venuto dal mare e sto andando in là. Sono venuto, sono fatto il bagno in mare e sto venendo a terra. Da noi si dice fare il vago. Questo scoglio qua, che è meraviglioso, guarda lì, guarda quello scoglio lì com'è bello, guarda, sembra un letto. C'è il cuscino, vedi? Il cuscino è lo scoglio che va, quello lì, guarda. Quello è il mio scoglio, ci mettevo l'asciugamano e non ci posso mettere più niente. È sempre del demanio, però io andavo sempre lì. Vabbè, uno scoglio, se c'è una persona invitata, potrebbe esserci un'altra persona, uno scoglio a due piazze, cioè, si sbarrano tutto così. Questo sbarramento così sembra di essere in un laser, in un campo laser. Sembra di essere in un campo laser, che sono quei campi dove... Cioè, come non so dire. Se è una cosa futuribile, i campi laser. Comunque, al di là di questo, avete capito la situazione, c'è sempre nota lo scoglio. Uno c'era proprio indicato, cioè quello io vado sempre là a prescindere. Magari adesso ha prenotato qualcun altro. Io voglio vedere se porti un bambino con la paletta sullo scoglio. Cioè, se diventa veramente... Quella è una vecchia cattiveria. La signora ha un problema. Allora, ormai ho 75 anni. Devo andare a Parma perché ho il calorifero acceso. Meno male c'ho lo sbasso. L'avete prenotato? Sono 3 mesi che c'ha il calorifero acceso. No, lo dico. Motivi di grave urgenza, c'ho il termosifone acceso. Fatto lo scoglio per fare il bagno. Io non ce l'ho più. Ma alla nostra età, alla nostra età, no, ci vede su uno scoglio. Che buona considerazione. È la sua televisione preferita. La 7. E lei l'ha prenotato lo scoglio? No, anche io ho quasi sceso a quasi 80 anni. Però può prenotare anche un po' di spiaggia se vuole. No, no, no. Io guardo la 7 e basta. È vero. Tutto il giorno. La mia televisione è la 7. La guardo solo la 7. Ecco. Mi piace solo la 7, guardo solo la 7. Inizio al mattino a sentire tutte le notizie. Poi guardo la Merlino fino alle 1:30, 2:30 è Panella. E la sera guardo Ginetti. E il venerdì sera? Dunque, il venerdì sera cosa c'è? Non c'è mai niente il venerdì cosa sera. Cosa c'è il venerdì sera? Il venerdì sera guardo Rete4 la sera. Allora, la signora... Bravo. Glielo pago io lo scoglio. Abbiamo margini di miglioramento. Veramente una roba. Va bene. Allora, Luca Bizzarri. No, oddio no. Oddio no. Sta reazione a cosa è dovuta? A quello che abbiamo appena visto sugli scogli? No. È dovuta a questo. Di Maio pronto a girare l'Unione Europea per rilanciare il turismo. Capito? Va lui a convincere tutti i capi europei e gli spiega lui le bellezze d'Italia e noi ci abbiamo filmato di come loro le hanno capite. Prego. Siamo andate fino a Cappelli Romani. Il teatro Poiana di Fossacesi. Allora tipo, siamo andati dentro un monastero. Lo stretto di Firenze. Ai campi di Giozzo non ci hanno più voluto. Il mercato di San Sisto e Semola potrebbe essere trafficato. Sei andato alle Peppie. Arianda. Tu devi vedere le isole Peppie. Avete mangiato a San Giulio Coop? Non mi ricordo, sembra che un altro sta a Potenza. O le Cobagnate, le Viuzze, il parcheggio sotto al commercialista di Zantonella. A Foggia abbiamo uno chalet per i truzzi. Abbiamo uno chalet per i truzzi, mi sembra, a Piana di Ulisse. Ma tu ci vai anche tu? Sì, quell'altro ragazzo si chiama. Quell'artigiano famoso perché... Tipo bottega Ficangelo. Un'Italia più bella e performante. Perfetto. Vado a Fabio Celenza. Aspetta che cerco Celenza di Maio. Vabbè, non tutti sono così ostili a, diciamo, alle regioni che hanno avuto l'indice R abbastanza elevato. Una di queste è la Santelli. Se due Santelli, vacanze in Calabria, qui c'è solo il rischio di ingrassare. La governatrice sul caso dei test sierologici per i vacanzieri intenzionati a raggiungere la Sardegna, noi non li chiediamo. Insomma, venite qua come state, state. Io ho visto un cartello su una spiaggia, là, spiaggia Santelli Beach, c'è scritto sono consentiti racchettoni, tosse secca, tosse grassa, febbre fino a 38,7 e lo schiaffo dell'appestato, che è un gioco che si fa con uno con... Vabbè, una cazzata, vabbè, andiamo avanti.
Questa è un'altra chiave, diciamo, di attrazione. Trapani, pandemia ufficialmente finita, 28 giorni senza contagi. Auguri alla provincia di Trapani, che è ufficialmente la prima a poter dichiarare di essere Covid-free. Io non punterei su questa chiave, perché il giorno dopo è andata così. Trapani finisce la favola della città senza contagi. Oggi quanto nella provincia durare? 5 anche nuovi perché casi. Perché vanno tutti là, capito? Cioè, pensi che guarisci, no? Che c'è qualcosa di... L'hanno capita quasi tutti, meno che lui. È il sindaco di Locorotondo che ha lanciato questo messaggio. Amici, buongiorno. Credo sia giunto ormai il momento di farci vanto dei risultati eccezionali che Locorotondo ha raggiunto. Pertanto vi invito, al fine di rilanciare dal punto di vista turistico il nostro meraviglioso paese, a proporci un logo dove si evidenzia che Locorotondo è, con i dovuti scongiuri, un comune a contagi zero. Noi abbiamo pensato a una cosa del genere. Non so se vi può piacere, però il mio invito è quello di proporci dei loghi che possiamo utilizzare e diffondere a tutti i livelli. Attendo proposte. Attendo proposte. Tu punti tutta la campagna, diciamo, no, acquista, la campagna per le vacanze, di promozione del territorio, a questo. Ed è la cosa più grande che c'è a Locorotondo. Cioè, prima del coronavirus, loro che come spingevano? Era un paese che non c'aveva un cazzo, finché non viene la pandemia qua non si svolta. No. Io non gli ho detto niente, ma gli ha risposto un paesano. Mazza che merda, propaganda live, Maccox, faglielo tu il logo al posto del cugino. Il sindaco è lui, Tommaso Scadini. Risponde il sindaco, trovati un buon avvocato che se ti trovo io prima... Al che Francesco dice, caro Tommaso, ma con tutte le bellezze di Locorotondo e della Valle d'Itria in generale, proprio sul coronavirus puoi puntare. E poi che è quella schifezza di logo? L'hai fatto con Paint? Infine, non si minacciano le persone, specie se sei sindaco rispettabile come te. Cosa vuoi fare? Mi vuoi rincorrere con la zappa? Queste sono così, della dialettica. Esatto. Locale. Ora, io avrei potuto rispondere, diciamo, all'invito del sindaco creando il logo. Ma io conosco un grandissimo designer partenopeo. Da questo suo disegno hanno creato una linea di borse, non sto scherzando, tutto vero. E abbiamo l'autore dell'opera, Diego, ce l'abbiamo? Abbiamo l'autore. Ce l'abbiamo in collegamento? Eccolo qua! È tutto vero, eh? Buonasera. Buonasera, all'Arena! Grazie tante, sono felice che mi invitiate ogni volta... Con un pretesto qualunque, perché sinceramente qualunque? Non so per... sì, non so proprio che fa, che c'entra mo la borsa mia con, allora, con Scadini. Prima di tutto Scadini, devi dire che quel coso della borsa è vero, sennò non ci credono. Cioè, è quella. No, è vero, è un mio vecchio portafortuna che ho sempre usato, è dato, come dire, il soggetto abbastanza pericoloso da gestire, dica, ha fatto pure un buon risultato, quindi insomma vale come portafortuna, ma finisce là, che c'entra io con la grafica, che c'entra? No, ma tu sei un grande sei un grande teorico, io poi posso cioè non so se ti serve una mano per disegnare, se vuoi proporre. No, vabbè, ma ci vorrebbe uno pratico, però ci sta Zero Calcare là, no? Che uno che, vabbè, insomma, che c'è? Possiamo chiuderla qua, no? Cioè, secondo me va bene pure così. Io dicevo, chiamiamo Salemme. Lo vuoi fare tu? Io volevo chiamare Salemme, ti voglio dire solo questo, vabbè. Vabbè, questo diciamo che è una cosa. Lo faccio io, Lello. È roba vecchia, chiamate Salerno, quelle di Bagoli, capite? Che c'è? Guarda qua, Locorotondo, guarda qua che meraviglia. A proposito, puoi rialzare il braccio sinistro, per favore? Allora, no, quell'altro, scusami. Quell'altro. Ecco, sì. Perfetto, fantastico, ok. Bellissimo. Sparisce, è un effetto sparisce nel buio. E niente, nel io... E poi ritorna. Ormai i capelli con te hanno allora anche un altro significato, ok. Allora, per stavolta ti aiuto io, non Michele. E se splittiamo lo schermo, tu mi spieghi esattamente come deve essere sto logo di... Sì. Ah, ecco, di... Tanto per cominciare deve essere rotondo, perché, come dire, il logo di Locorotondo, mica certo. Possiamo fare quadrata, deve essere per forza rotondo. Ok. E poi, secondo me, ci vuole una mano, va? Una, ecco, logo, sì, certamente, Locorotondo...
zero così contagi, almeno... così in qualche modo. Zero. Logorotonto. Rotonto. Rotonto è offensivo. Vabbè, ma... Non c'era cattiveria. Perciò ci voleva uno pratico. A scrivere. Okay. Almeno quello. Allora, vabbè. Una mano zero contagi. Ti devo fare una mano come? Cioè, dammi delle indicazioni. Una mano tipo a coppetta, una mano che accolga, una mano... Magari meglio due secondo me sono meglio, perché date capite l'argomento coronavirus, secondo me due vanno meglio. Una mano che accoglie, così, tu dici due? Più a coppetta, una cosa più rustica. Così? Esatto, è una cosa elegante questa. Due mani che accolgono, così, che accolgono? Esatto, poi manca... Che cosa? Che accolgono queste mani? Esatto, non so come, ma in questi casi, no, quando uno mi dice logorotondo, non ci avete nemmeno un contagio, occorre necessariamente. Te partono le mani, ma messi a fare disegnare mani che si toccano i coglioni. Cioè, vabbè, questo... Guarda che è brutto così, okay. Cioè, a noi se ci dicono a Napoli nessun contagio zero, noi ci grattiamo, io lo dico perché cioè, non c'è niente di male, capito? È un po' comunque, cattivo, non c'è senso. Oh, l'autore è lui, non va a pigliare con me, Logorotondo. Io non sapevo nemmeno che dovevamo fare questa cosa di Logorotondo. L'hai detto tu, mani a coppetta, tenere bene stretto, finché come finisce quest'estate. Comunque, chiamate Salem, perché io vi giuro che a Bagoli, se gli dite una cosa del genere, si grattano, ve lo dico. Ti ringrazio, Lello. Grazie, Lello. Ci mancherebbe, è un piacere. Volevo dire, che dovete fare con questa costiera amalfitana, con Napoli, con Ischia? Però andate all'Idroscala, è meglio di così. Io ho prenotato già per l'Idroscala, ve lo dico. Ho scogli all'Idroscala, prenotato. Lo so, cioè, attira tutti noi. Grazie, Lello. Grazie, Lello Arena. Ciao, grazie. Curiosità, tra poco qui. Dai. Eccoci tornati, applauso alla Propaganda Orchestra. Allora, a questo punto dove andiamo? E dove andiamo? Dove andiamo? A Mercato Visita. A Mercato Visita, un grande ritorno. Un applauso a Michele Rex, Zero Calcare. A grande richiesta. Dov'è Michele? Dove sta Michele? Oh, è uno, c'ha pure una vita, cioè, no? Allora. Eccolo qua, Michele, come stai? Sono vivo, ok. Hai capito in che fase di fase stai tu oppure non ci pensi più? No, io non ci penso più. Non ci pensi più, ecco, infatti temevo questo. Perché tu eri nella fase 2 all'inizio del lockdown, quindi adesso che siamo ufficialmente nella fase 2... Io sono stato ligissimo, al lockdown venivo solo qua. Sì, lo so, ma il tuo ottimismo è stato... Certo. Vorrei dire è stato contagioso, ma in realtà poi fino a un certo punto... Hai qualche aneddoto dei tuoi in particolare che vuoi condividere di questa nuova fase? Ma io mi sa che c'ho ormai delle settimane... Cosa fai tu adesso che si può fare quasi tutto? Io lavoro tombato dentro casa. Tombato dentro casa, che è un'espressione per dire sto molto chiuso nella mia abitazione. Sì, a lavorare. Adesso risento tutto il distacco con le altre persone che invece hanno cominciato a campare. Quindi prima mi sentivo che eravamo tutti uguali. Uguali, adesso torni a sentirti finalmente diverso. Esattamente. Ok, perfetto. I tuoi amici ti dicono esci Michele. Però qualcuno l'ho visto. Qualcuno l'hai visto? Qualcuno l'ho visto. Hai preso una birretta?
Hai fatto movida? Sono 19 anni che non bevo io. È vero, però... c'è quella cosa là. Com'era? Dimmi com'era che si chiama? Straight Edge. Straight Edge. Mannaggia, quel giorno che ti ho detto vuoi una birra, Michele? Avessi mai fatto. In che mondo mi sono avventurato? Senti, allora, tu hai intanto, parlando di dinosauri, siamo in tema anche con te, giusto? Eccolo qua. Senza santi, senza eroi, cos'è? Perché un dinosauro? Che è questa cosa, Michele? È una mostra in realtà che è cominciata oggi a Peccioli. È una mostra che è cominciata oggi a Peccioli, se non sai dove è cominciata la mostra. No, 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 è l'accento che ogni volta mi sbaglio. E che è cominciata oggi, doveva iniziare prima del lockdown in realtà, però cioè, prima di tutta la pandemia e tutto quanto, certo. Poi rimase bloccata da là. Vedi, Ben Harper i concerti li fa fra un anno, quelli che doveva fare, che avrebbe dovuto fare, invece tu rimandi tutto sommato di poco il dinosauro perché, boh. Gli eroi, perché in realtà se qualcuno si ricorda, alla fine, cioè in Jurassic Park il personaggio che risolve la situazione e salva i protagonisti alla fine è il tirannosauro che quando loro sono accerchiati dai Velociraptor li divora, sbuca dal nulla, li divora e salva tutti i protagonisti, quindi questa tutti roba di tranne eroi. Albano che no vabbè scusa Beh, mi sembra giusto la tua risposta, cioè, perché disegnare un dinosauro? Perché se ti ricordi in Jurassic Park, eccetera, eccetera. Fa una piega, oggettivamente. Senti, hai un prodotto, hai un nuovo capitolo della tua fortunata serie? O... Allora, c'è una cosa che non è un capitolo della fortunata serie perché la considero chiusa e finita. Tu la consideri chiusa e finita, ok. Quindi che cos'è questo? Però c'era una roba che chiacchierando in fila, so, sembra una cazzata, sembra uno lo dice come se fosse il set di una sitcom. Vabbè, però è vero. Aneddotica, è nel parcheggio del supermercato con un infermiere de zona, delle Bibbia, chiacchierando, mi ha detto un sacco di cose che trovo molto interessanti e che non avevo sentito nel corso di tutte questi due mesi di retorica anche sui sanitari, personale sanitario, eccetera. E quindi ho detto, ma te va di provare a dire queste cose che io le registro e proviamo a fare un cartone animato in cui io disegno te che parli con la voce tua, eccetera. E può essere che è venuto una merda, io dico prima nel senso che è un esperimento. Sono i grandi imprevisti dell'arte, come dire, no? Questo vale sempre. E ora cercare il giudizio lo diamo al pubblico e soprattutto al coprotagonista. E quindi c'è un titolo sta cosa? Abbo, no. Abbo? No, non ci ho pensato. Guarda che Abbo, ci stanno opere, comunque, ci stanno tante cose. capolavori della musica. Essere quasi quello della mostra. Esatto, Abbo. Prego regia. Allora, stasera è finita perché è finita la quarantena. E detto sinceramente, ma che siete moti ancora? Prima vivevamo tutti insieme questa frustrazione collettiva, stavamo tutti uniti, tipo i sopravvissuti sull'isola d'Aosta. Poi la metà di chi si guardava sti cartoni, giustamente pure la sera ricominciava a drogarsi per recuperare i mesi sprecati. L'altra metà è tornata sardamente sulle proprie priorità e mi scrive: ma perché non fai un video contro i negri? Ma mica per niente, ma sono tanti, mi abbassano, devo una tonalità a tutta la palette del paesaggio. Io sono cromopatico, con colori scuri mi viene la psoriasi, ha detto omeopata. Quelli che avanzano saremo rimasti in 15 e potremo fare un gruppo WhatsApp invece di in cartone ogni settimana. Ma siccome martedì fuori dal supermercato ho incontrato Lele, ho pensato a me, ma appena volta mi posso pure sta zitto io e fa parlare un altro. Pezzo la 90 poi, è Lele dei casi popolari, eroe sanitario di questo tempo, angelo dei Ponte Mammolo e Bibbia. Certo, uno pensa che gli angeli sono quei bambini tipo i puttini carini, i boccoli biondi. Lele mi pare più un cinghiale che ha attraversato l'apocalisse di Kenny il guerriero. Comunque non lo vedo da prima della quarantena e quindi lo ringrazio perché in questi due mesi mi hanno fatto tipo la cura Ludovico d'Arancia Meccanica. Ripete 2000 volte al giorno, l'infermiere suo eroe bisogna ringraziare. Gli infermieri suoi eroi bisogna ringraziarli. Io sono un ragazzo educato e quindi io ringrazio. Oh, grazie Lele! Grazie a cazzo! Lele, per favore, non essere scurile, dovresti essere contento che finalmente questo paese va riconosciuto il prestigio sociale che vi meritate. Voi avevamo pure fatto l'applausi dal balcone, ma che vuoi, te più bestiaccia ingrata, tiè? Puoi pure scegliere una figurina con l'animale che preferisci come premio. Come premio mi basterebbe essere assunto direttamente dall'ospedale, che sono 20 anni che sono assunto alla cooperativa. Nell'ospedale, dove sto io, siamo circa 800 essere usati come carne da macello. Ci sbattono, non lo vogliono loro, ci pagano il 30% meno di quelli assunti al pubblico e manca a mezza potevo andare. Ah, ma pensa che la sapevo questa cosa, che pure gli infermieri hanno una gerarchia tipo i cavalieri dello zodiaco, gli infermieri d'oro, gli infermieri de bronzo. Ma che de bronzo? Lavoriamo tutti col cuore e il problema è come ci siamo andati a finire a lavorare sotto la cooperativa dentro un ospedale pubblico. È un giochetto per farci divide e per farci fare la guerra tra poveri, nato da quando hanno trasformato tutto in azienda, quando si sono aumentati le asme. Io annuisco perché è costume, quando uno parla di una qualsiasi istituzione alza l'occhio al cielo e dia sì, è una merda. È la base delle interazioni sociali che ti insegnano giustamente nel manuale di come si sta al mondo in società.
Ma la verità è che io non so un cazzo di come funziona il sistema sanitario nazionale, eppure sti giorni che si parlava solo di ospedali, a me non mi pare che mi ha spiegato nessuno. Quindi l'unica cosa che mi ricordo negli anni è la discussione: hanno levato il ticket, hanno rimesso il ticket, hanno levato il ticket. Te prego, siccome ci devo fare un video, mi dici che c'ha l'ASL che non va? Fino al 92 si chiamavamo USL, Unità Sanitarie Locali, e dovevamo curare la gente. Mo si chiamano ASL, Aziende Sanitarie Locali, e mo la salute se la vendemmo, sempre se te la puoi comprare. Mo siamo nel mercato, dovemo essere competitivi, stiamo in gara pure con i reparti accanto, e tipo il Monopoli, e i soldi si chiamano DRG, che praticamente sono le diagnosi, e vengono pagate all'uscita, quindi per vincere bisogna farne il più possibile di quelle più costose, scartare quelle più economiche e cercare di dimettere il prima possibile. A signore, ma che c'è nel inguinale? E che ci famo? Dai, aggiungiamoci una malattia infettiva, che di sti tempi ci esportiamo, più gente si ammala e più si guadagna, per non parlare della trovata dell'intramenia. Io sto in imbarazzo perché ho fatto pure il classico, ma io non so che vuol dire intramenia. Intra vuol dire dentro, moenia non mi dice niente, forse a scuola quando lo spiegavano sicuro qualcuno avrà fatto la battuta moenia pozio, e ne abbiamo ascoltato. Comunque sono uscito 19 anni fa pure, quindi fammi la cortesia, spiegami che è intramenia. È la possibilità per i medici di fare attività privata dentro l'ospedale pubblico. Praticamente se te devi fare un'operazione al ginocchio col ticket devi aspettare 6 mesi, ma se paghi una bella prestazione intramenia in 3 giorni è risorto, e dai che la fila dei ticket si allunga. Insomma, chi non c'è i soldi dice per famoso buono dalla sorella. Vabbè, ma che toccherebbe fare? Se uno volesse pensare a un modello diverso, che se dovrebbe immaginare? Io do sta chiedere a te perché ce lavori, io non ci capisco un cazzo. Te posso dire come secondo me Netflix dovrebbe riorganizzare il catalogo, come dovrebbe dividere le serie che suggerisce, perché quello è il territorio mio. Ma su come si riorganizza il sistema sanitario io faccio un passo indietro, È tutta una rota. Se il pubblico funzionasse, il privato non avrebbe mercato. Se ci fosse una sanità territoriale pubblica senza precari sottopagati, se si perseguisse la salute per tutti e non il profitto, le persone si ammalerebbero di meno. Ma se ci sono meno malati, dove sta il guadagno? Che dobbiamo salvaguardare? La salute o il PIL? Tocca scegliere, cara. Vabbè, ma l'eroe, dove stanno l'eroe, i santi, i martiri? Chi si carica i nostri peccati? Che storia raccontiamo qua se non ci sta l'eroe? Ma quale eroe? Basterebbe avere chi si prende cura di te in maniera umana, che te vede come un essere umano e non come una cosa da riparare. In posti dove ci sia dignità per chi lavora e per chi viene curato. Forse non c'è bisogno di eroi, ma della comunità che si riconosca in valori di solidarietà, di condivisione, piuttosto che di competizione e profitto. E niente, poi sei andato perché era il turno suo. Io ho pensato che davvero di sta roba io non so niente. Per questo mi piacerebbe che mo che abbiamo scavallato la super maxi emergenza, tutte queste categorie che avevamo trasformato in felici, potremmo pure provare a sentire che ci hanno da dire invece di buttarle via. Ma che te butti a scemo? Questi mo' surgeliamo, così la prossima volta che torni tatti 3 minuti al microonde e c'è già l'eroe pronti per la prossima pandemia. Grande applauso a Michele Rex Zero Calcare e a Lele, direi. Esatto, protagonista di questa storia. Ridere e pensare e anche informare, direi. Esatto. E allora andiamo invece per immagini a quel che è accaduto questa settimana. Ok, si comincia così. Adesso vi racconto una storia. Aspettatemi, la storia, voglio sentire. L'histoire. Annoiate? Ci avete da fa? È casa mia, state qua, quindi sentite quello che dico io. Vai. Storia. Tanto tempo fa, quando facevo le medie, mazza, l'ha presa la larga. Oh. Ho presa larga. Perché vabbè, tu detto, è una storia lunga. Vabbè, guarda che non è come prima che c'avevamo niente da fare. Poi potevamo uscire fuori il virus, diventavamo sdrenato, famo il vecchio racconta, però da fuori c'è sta mondo dove c'è sta la vita. Potevamo uscire. No, te lo dico perché magari ti vedo che ancora stai con la mentalità che c'avevamo tempo da perdere. Comunque racconta. Tanto tempo fa, quando andavo alle medie, ero forte in matematica. La professoressa Ricci, quando spiegava una cosa, mi chiamava a me alla lavagna per rispiegarla ai compagni di classe. Per dirti quanto ero forte. Dici, ma te è mai venuto il dubbio che ti chiamasse per vedere se avevi capita perfino te qua cosa, che se avevi capita te vuol dire che avevano capita tutti? Non lo so. Io me la sono raccontata così, che ero forte e gli facevo quasi da supplente quando non gli andava, capito? Comunque sia, alla fine della terza media sono uscito ottimo. Ottimo pure in matematica. Ammazza che secchia, ottimo. No, non ero secchione, ero portato. Ottima ai medie, ma che cazzo era un fenomeno. Ottima ai medie. Pare chissà che ottima ai medie. Pure sa la matematica non è che mi facesse impazzire, tanto che poi mi scrivo al classico. Dove finisco? Nella sezione B. Terribile.
eravamo un 33, di cui almeno una decina volevano essere primo della classe. Te dico, nel livello di competizione assurdo, se siamo maturati in 18, pensa che carneficina. Ci stavano una decina dei primi della classe, poi ci stavano tutti quelli che un po' arrancavano, infatti se siamo persi per strada, poi nel mezzo ci stavano quelli come me che puntavano alla sopravvivenza. Un bel giorno arriva il professore di matematica, il professor De Biase. Questo manco ci conosceva, pia elenco di nomi. Eravamo 33, oh 33, quante possibilità ci sono su 33 che piasse proprio me? Un 33esimo. De Biase via registro che i nomi. Oggi chiamiamo, chiamiamo, chiamiamo. Io capirei, me l'ho fatto piccolo, piccolo, me l'ho nascosto di dietro. Chiamiamo Diego, chiamiamo a Bianchi. Bianchi, dove sta? Bianchi? Bianchi, eccolo là. Vieni a Logna. De Biase era napoletano, forse perché aveva letto Diego. Allora sto nome gli era attirata l'attenzione. Il fatto sta che se mi chiamavo Giorgio o Giovanni era meglio e mi ha chiamato a me. Così, a sorpresa. Senza manco un'ora di lezione. Lui voleva capire il livello della classe chiamando me. Ma là ci sono tutti i limiti della classe. Ma poi per me ti andare a chiamare. Bianchi, scrivi. Un mezzo, due terzi, tre quarti. Qual è la più grande di queste frazioni? E chiasa. Io mi guardo queste frazioni. Però mentre guardavo mi si annebbiata la vista. Non ci ho capito più niente. Guardavo la lavagna. Poi guardavo De Biase, che non mi guardava perché continuava a guardare il registro. Poi ho guardato la classe. Tutti i compagni di classe schierati che mi guardavano come di... Cazzi tuoi, ammazza che classe che mi è capitata. Allora ricordavo la lavagna, un mezzo, due terzi. Questo lo capisce quello, ma De Biase non mi dava la soddisfazione, anzi rideva, faceva Bianchi, cominciavo male. Come c'avevi ottima e media, non la sapevi. Non mi sa rispondere Bianchi, non mi sa rispondere Bianchi, non lo so rispondere professore. Però non potevo dire che non sapevo rispondere e quindi mi sono buttato. Fatto sta che ho risposto, e però ho risposto male. Bravo Bianchi, vado a posto. Quattro. Quattro? Quattro. Brutto 4. 4 non l'avevo proprio mai considerato possibile nella mia vita. Fino a lì ero uscito ottimo, Rosso. Ma io ai medi ero ottimo. Come può essere che è passata l'estate e mo 4? Ero disperato. Sono tornato a casa dei miei che piagnevo là, che facevo mamma, papà, scusatemi, voi pensate di averci il figlio bravo, intelligente, ma oggi ho preso 4. Mia madre e mio padre mi consolavano, mio padre mi diceva capirai 4, sai quanti ne ho presi io dei 4? Anzi, era pure divertito, finalmente mi vivo, via pure qualche brutto voto, che è ottimo, ma che figlio ciò, si diceva mio padre. Però io da quel giorno che la matematica ho chiuso, proprio non ho voluto più sapere, ma è proprio scesa una seranda. Da quel momento ho solo combattuto per sopravvivere. Proprio da quel giorno io e la matematica, due cose separate. E il problema era che avevo provato per la prima volta cosa volesse dire essere impreparati. Avevo provato per la prima volta il senso d'imbarazzo che deriva dall'essere impreparati e la vergogna. Non mi ero mai vergognato tanto in vita mia. E però fu quel giorno che imparai una cosa molto importante, fondamentale. Che tre quarti è più grande dei due terzi. No, che non avrei mai fatto assessore alla sanità in Lombardia. Perché lo ricordiamo, 051 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50, no? E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me. Quando è a 1 vuol dire che io basta che incontro una persona infetta che mi infetto anch'io. Quindi dobbiamo continuare su questa strada con determinazione. Ma perché, scusa, che volevi fare assessore in Lombardia? Ma no, è per dire. Ma secondo voi è possibile che a Gallera o Gallera gli sia mai capitato un trauma come il mio? E se gli è capitato un trauma come il mio, come ha fatto a superarlo? Ma perché ha voluto superare? Dove deve arrivare un politico per provare l'imbarazzo, la vergogna e il senso di inadeguatezza che ho provato io quando mi hanno messo 4 in matematica a 14 anni? Dove stava De Biase quando Gallera o Gallera si è presentato il primo giorno sul banco da scuola? Dove stava? Perché De Biase rompeva i coglioni a me e non rompeva i coglioni a Gallera o Gallera? Che poi io quando ho preso 4 ho fatto pippa, mi sono messo a studiare e de gomito, faticando, ogni anno alla fine ce l'ho fatta, senza infamia e senza lode sono sopravvissuto. Lui no! Capisco benissimo che ci siano blog fatti da pseudogiornalisti in cerca di visibilità, che oggi sono un po' nell'oscurità e quindi cercano tutte le occasioni perché un riflettore accenda le luci su di loro. Ma anche in questo caso hanno preso una grande toppa. Lui Mosè è presa con i blog in cerca di visibilità. I blogger, non ci stanno più i blogger a Gallera o Gallera. I blogger sono una roba dei 10 anni fa, 15 anni fa. Dove dico io che ero blogger? Sì, ci stanno, però insomma, ma chi chiami blogger? Poi per avere visibilità parli male di Gallera. C'è sta la fila per parlare male di Gallera. Casomai per avere visibilità devi parlare bene. Se uno parlasse bene di Gallera, allora sì, uno se ne accorgerebbe. Dice, vedi quello, quello non l'avevo mai visto. Damogli visibilità a questo che le sta a parlare bene di Gallera. Non male, non male.
bene. E bada che Gallera non è dei 5 Stelle che chiedono al meccanico di Di Battista se fa Olimpiadi oppure no. Non è dei 5 Stelle che chiedono a Rousseau se fa un governo oppure no. Non è da Lega che c'ha Vertrota. Gallera o Gallera è de Forza Italia. L'origine del dilettantismo in politica sta là. Chi è il primo che ha detto io non so politico, sono imprenditore? Io non sono professionista della politica. Sono loro che hanno sdoganato per primi la totale assenza di vergogna, al punto da giocare a Sergioli e vedere se era possibile far votare un Parlamento che Rubi Rubacuori era la nipote di Mubarak. Questo è il problema. Comincia. Allora, diciamo, aneddoti personali che però mi sono tornati alla mente nel vedere quel pezzo di vorrei dire davanti spettacolo, se non fosse un pezzo in realtà di informazione alla regione e nel piano dello svolgimento delle proprie funzioni, di cui abbiamo già parlato prima con Marco, ma del quale si deve anche ora continuare a parlare, perché l'informazione che viene data alle massaie, e non solo alle massaie, è proprio quello, che te ne servono due per forse prenderti qualcosa, uno non basta. E poi sì, Gallera o Gallera è di Forza Italia, questa cosa che è considerata a tutti gli effetti, perché ormai, come dire, sparendo i partiti e creandosene di nuovi, no, la Lega è il partito più vecchio di tutti quanti, eppure Forza Italia comincia ad essere un partito liberale, dico. Esatto, e invece poi diciamo certe cose bisogna pure ricordarsi poi, no, come nascono, e l'impressione dell'arrivo di Forza Italia, degli azzurri, ti ricordi? Come li chiamiamo i parlamentari di Forza Italia? Un partito che si chiama Forza Italia, i parlamentari li chiamiamo azzurri, e che ne so, a Camera, a Campo o Stadio Olimpico, Ormeazza, non lo so, comunque diciamo si sono fermati là, però quello era il senso. E poi siamo arrivati ai giorni nostri e poi questa è stata la dimostrazione di quello che dicevo prima, senza neanche pensarci, che dove metti una musica dei Prodigy sta bene. Andiamo avanti. Tutto là, raga. Gallera o Gallera, chiude il cerchio. Comunque alla fine di tutta questa storia, se posso stringere fa la morale, che dobbiamo dire? Che dobbiamo andare a scuola? Quanto è importante la scuola? Se solo ci facessero andare a scuola. Ambione in mia home. Building me a home. Guardate, noi siamo quelle stesse persone, insegnanti, genitori, studenti che qualche anno fa hanno lottato contro la buona scuola. Una cosa è la didattica di emergenza che abbiamo sviluppato volontariamente già da qui dal 5 marzo. Un'altra cosa sono le normative con cui è intervenuto il Ministero. Siamo qui insieme perché abbiamo firmato per la maggior parte di noi una lettera alla Ministra Azzolina. Era il 18 aprile. Nel 2020 l'hanno firmato in pochissimi giorni 85.000 persone in tutta Italia. Ebbene, la ministra Azzolina ha risposto alla lettera degli intellettuali sulla stampa, che erano 16, ma non ha risposto a 85.000 persone. Quindi grazie ministra, siamo qui davanti al Ministero dell'Istruzione per dire che anche se non siamo così potenti, così importanti e così illuminati, comunque contiamo. E che se uno vale uno, come dicevano loro, allora noi valiamo veramente tantissimo. In ogni caso, anche se non valesse questa logica, in ogni caso questa giornata ha dimostrato che è soltanto l'inizio, perché non è possibile chiudere davanti al computer in casa i nostri bambini e le nostre famiglie, e così come anche i nostri
nostri insegnanti. Basta con la didattica a distanza. Pretendiamo di essere non la pecora nera d'Europa, non vogliamo essere l'unico paese all'interno del quale non sia possibile ripercorrere e rientrare nei nostri edifici pubblici. I nostri bambini sono stanchissimi. Riapriamo le spiagge, mettiamo i distanziatori di plastica nei ristoranti, andiamo a fare gli aperitivi e noi genitori, noi insegnanti, noi la fase 2 non l'abbiamo ancora vista. Noi siamo ancora in casa con il computer. Chiediamo che le scuole vengano aperte a partire da settembre, ma che questa apertura avvenga attraverso una reimmaginazione della scuola, con degli spazi che garantiscano sicurezza a tutti i soggetti coinvolti, bambini e insegnanti. Vogliamo che la didattica a distanza comunque non diventi la soluzione, come la ministra Azzolina ha continuato a ripetere in questi mesi, essendo le lodi della didattica a distanza, che invece ha rivelato dei problemi enormi, che ha prodotto nuove discriminazioni. La didattica a distanza non è la soluzione, la didattica a distanza è una didattica di emergenza, ma l'emergenza non può essere la normalità. Sappiamo che a settembre c'è una grande incertezza perché potrebbero esserci nuovi picchi epidemici. Ebbene, dobbiamo arrivarci con un grande investimento finanziario, un grande investimento di immaginazione della scuola. E comunque. Allora, un applauso. Allora, questa è una manifestazione che c'è stata nel fine settimana scorso di professori, genitori e anche studenti, c'erano anche molti bambini. Le immagini sono di Pier Francesco Cedriniti, un applauso a Pier Francesco. E niente, diciamo l'oggetto della protesta è quello di cui abbiamo parlato tante volte, del fatto che l'Italia probabilmente sia l'ultimo paese a riaprire ufficialmente. L'anno scolastico ormai è andato, ormai è finito con la DAD, con tutti i pro di una situazione di emergenza, ma anche tanti contro che sono stati ampiamente sviluppati nei discorsi che avete sentito. Ci sono delle linee guida per la ripresa del prossimo anno a settembre? Si riprende a settembre, ci sono delle linee guida che sono passate per il comitato tecnico scientifico, che prevedono a distanziamento di un metro, uscite, entrate scaglionate, l'uso della mascherina per tutti gli studenti al di sopra dei 6 anni durante le lezioni, tutta una serie, diciamo, di regole che dovrebbero minimizzare i rischi, i dispenser, il gel nelle scuole, insomma, molte delle regole che vediamo anche per altri ambienti, però adattate ovviamente a quello della scuola. E al di là dei problemi che ci sono, insomma, no, diciamo, non risparmiamo critiche neanche da questo palco, solidarietà a Lazzolina, a Sileri, che sono finiti sotto scorta comunque in questa settimana, se non sbaglio. Andiamo avanti. Ogni settimana di fase 2 che passa c'è sta qualcuno in più a protestare, ma i primi a cominciare a protestare sono stati gli operai dell'Ilva di Genova, ai quali hanno detto: non potete protestare perché se no fate assembramento. Ah, non mi fai protestare, non mi fai protestare a me, che ho sempre protestato in tutte le fasi di sto mondo infame, fase 0, fase 1, fase 2, non mi fai protestare perché faccio assembramento. Lo sai che faccio io non lo faccio il corteo, passeggio. Conte ha detto che potevo passeggiare, passeggio un po' incazzato. C'avrò diritto a essere incazzato? No. O devo per forza ridere mentre passeggio? No, meglio anzi se sono incazzato, perché se passeggio ridendo, che faccio? Uno che passeggia in gruppo ridendo, che fa? Fa movida. E a movida non si può fare, questo lo sapevamo tutti, eh? E allora manifesto passeggiando incazzato. Ma io vedo se mi dici qualcosa. Sono forti quelli del Genova. Rimanete a distanza di sicurezza, ragazzi. Allora, l'azienda ha aperto una procedura di cassa integrazione per Covid-19 e non ci siamo messi d'accordo. Non può essere che c'è un altro mese in cui un lavoratore sta fuori e prende 750 euro al mese. C'è mercato, loro fermano tutto, fermano il pianeta Ilva. Arriviamo fino alla prefettura facendoci vedere da questa città. Manteniamo la distanza sociale, non ci togliamo le mascherine, ArcelorMittal, basta! Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati, ed invece, con un sorriso che ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Distanziamoci,
scusatemi, per cortesia. Oggi non è un corteo, è una passeggiata. Una passeggiata per difendere i nostri diritti. Qualcuno voleva non farci manifestare, ma in realtà noi stiamo passeggiando come liberi cittadini, difendendo i nostri posti di lavoro. Questi lavoratori dovrebbero essere in fabbrica. Se non si sta in fabbrica, quando c'è il lavoro, quando bisogna starci. L'azienda vuole ricattare il governo, un governo pasticcione che si fa ricattare. Noi oggi abbiamo deciso tutti insieme di camminare. Se i lavoratori camminano insieme, credo che prima o poi l'obiettivo lo raggiungano. Fino a ieri eravamo indispensabili, essenziali, bisognava tornare a lavorare. Da oggi qualcuno pensa che puoi lavorare ma non puoi scioperare, non puoi manifestare. Non è accettabile una cosa del genere. Sono loro che fermano il lavoro dentro questo stabilimento. Gliel'abbiamo dimostrato anche oggi. Abbiamo fatto passare 4 cilindri di lavoro e non l'avremmo voluto fare. Noi li abbiamo fatti entrare dentro. Abbiamo una coscienza. E questa cazzo di fabbrica siamo noi. Siamo solo noi. E nessuno ci deve permettere di accusarci. La lontananza sai che è come il vento. Benvenuto! Ragazzi, non passate di qua, dobbiamo passare. Abbiamo spostato una parte del presidio sui binari. Vediamo in attesa di notizie, diciamo, dall'incontro che c'è con i ministri. Continuiamo oltre. No, non siamo disposti a pagare, solo noi, completamente noi, come sempre. La crisi e il negoziato tra azienda e governo. I lavoratori devono pagare col loro salario tutte le volte le crisi. No, non ci va bene per principio. Noi non vogliamo essere il ricatto sociale, la carne da macello che si butta sul campo di battaglia. No, non abbiamo intenzione di fare quella parte, non la faremo. Nel frattempo voi però cosa fate? Non c'è solo il lavoro, no? No, al di là di fronteggiare il nostro problema stamattina, noi in collaborazione con i circoli operai, noi abbiamo scelto di essere presenti sul territorio e fare del volontariato alle persone che non avevano la possibilità, diciamo, di muoversi di casa, no? Portandogli la spesa, a pagare le bollette, da mangiare, l'acqua, e continuiamo a farlo. Stanno soffrendo, siamo parte integrante comunque della città, l'ex Silva, per la città siamo a disposizione, lo siamo sempre stati e lo saremo. Qui hai Leonardo, Fincantieri, l'Ilva. Noi abbiamo il quadro abbastanza preciso di quali sono le condizioni dei lavoratori, dei pensionati nel quartiere. È vero che hanno l'esclusiva dello sfruttamento. Operai, peggio di noi, sì, hanno coscienza, non se ne rendono conto e non sanno mai niente e fanno discorsi grossolani che non si possono sentire. Tu sei? Io sono Troccoli Giulio, pensionato e qui a fare attività di volontariato. Il nostro circolo operaio manca un debito di riconoscenza verso la cittadinanza. Noi occupavamo il cantiere. Quando facevamo i picchetti davanti alla fabbrica, la mattina ci portavano la focaccia. Questo è un momento duro, è il momento nel quale tantissima gente ha bisogno di grande solidarietà. La classe operaia non solo esiste, ma è forte. Le commesse dei supermercati, quelli che fanno le pulizie, che fanno le disinfestazioni, quelli che puliscono gli autobus, quelli che puliscono le fabbriche, quelli che puliscono le stazioni. Questi non sono gli ultimi, sono i primi, perché senza di loro nulla si fa. Nulla va avanti in questo mondo senza la classe lavoratrice. Umili per loro, non per noi. Vabbè, raga. Allora, un applauso agli operai dell'Ilva di Genova e a Matteo Magor che ha realizzato questo servizio. Avete visto la situazione che abbiamo raccontato più volte, la difficoltà nel lavoro, il rapporto con ArcelorMittal che, diciamo, unisce nelle lotte Genova e Taranto. E quindi la difficoltà anche di manifestare, quella appunto che ho raccontato, la difficoltà per tutti, e in questo caso non era stata neanche concessa la manifestazione e il corteo, e poi però la presenza nella città, comunque il radicamento nella città, il rapporto con la cittadinanza di reciproco aiuto. Diceva il pensionato volontario, la cittadinanza ha sempre aiutato gli operai dell'Ilva e adesso sono gli operai dell'Ilva quelli che possono, che aiutano i cittadini in difficoltà con quelle azioni che abbiamo raccontato più volte, che si sono diffuse in tutta Italia, soprattutto durante la fase 1, diciamo, di volontari che andavano ad aiutare chi era in maggiore difficoltà. Io vado a fan giro.
Vado io, a sto giro vado io, vabbè. Sei stato bravo l'altra volta, però preferisco far da me. Movida? Sì. Bravo, bravo, fuori c'è vita, fuori c'è movida. La vita loca de mo, de ora, de mo, la movida. Ta sei meritata. Vado a vedere un assembramento. Ratta sbagata, dai, su. Pare che ieri sia pure intervenuta la polizia per scioglierlo, però niente, questi continuano a vedesse là, più o meno sempre al solito posto, proprio non ne vanno sapere di separarsi. Gli piace stare insieme. Lo so, ma del resto come fai con queste belle giornate? Ma infatti, ma come fai? Ma la gente non è che gli puoi chiedere di stare a casa, di non vedesse. Non vi preoccupate, ho fatto un po' di movida sti giorni, sarà l'aria. Tranquilli. Se vedete, mi raccomando, non fate danni, eh. Ti preoccupa. W-E-L-O-V-E 108 FM. Andrea. Eccoci. Io sto venendo. Ci siamo, sono qua. This is you. This is Diego. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Fra un po' c'è la finale degli europei. Nel frattempo che è successo? È arrivata una famiglia di siriani. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on Giddy. What's the move? This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Hello. Situazione. La situazione è di circa 320-350 migranti. Una vergogna, perché stasera ci saranno 200 persone e cominceranno sì i problemi per l'ordine pubblico del municipio. 200 persone che non hanno un posto dove dormire, che non hanno un posto dove mangiare. Invece hai documenti, eh?
allontana per favore, si allontana per favore. Ok. È una donna che ha subito stupri e torture. E siamo qui, siamo al verano, siamo a circa 150 persone. Sei arrivato in piazzale Giovanni Spadolini. Allora, un applauso alla vicenda del Baobab Experience che abbiamo raccontato negli anni più volte, ed è anche questa una delle tante storie che seguiamo appunto da tanti anni e che ci ritroviamo a osservare come se fosse una serie TV. Noi scherzammo una volta con le vicende dell'Alcoa, no? Abbiamo fatto un post Alcoa, ma il Baobab è una storia per certi versi simile, anche se è tutt'altra storia. Comunque questa organizzazione di volontari che cercano di assistere chi arriva in cerca di accoglienza, diciamo così, e non la trova, soprattutto transitanti in situazioni di fortuna, e ne abbiamo viste diverse, una particolarmente radicata, quella di Via Cuba, dove poi ogni tanto era anche occasione di passerella mediatica. Abbiamo vista una organizzata da Casa Pound e dalla Salta Martini, in quel caso che c'era, con il momento ai miei occhi molto bello, diciamo, dei ragazzi che facevano il verso della scimmia a quelli di Casa Pound che passavano, un totale ribaltamento, diciamo, di quello che si è soliti purtroppo vedere. E poi comunque con i ripetuti sgomberi, abbiamo visto ripetuti sgomberi della polizia, immagini dure, immagini forti che però appunto ormai siamo abituati a vedere e che continuano a ripetersi. Ora ci stanno sgomberi più duri, più cruenti, altri più ordinati. Comunque nel merito questi sono degli invisibili, per ritornare al discorso che facciamo anche con Ben Harper, che in realtà esistono, sono visibilissimi e farebbe comodo non vedere. C'è chi se ne occupa, abbiamo visto Andrea Costa soprattutto, ma non è ovviamente il solo. Sì, se n'è andato. Ma chi è? Sono vecchi amici, vecchi colleghi, vecchi compagni, vecchi, insomma, sono vecchi. E che vanno? Movida! Se non ora quando? Ma che sei matto? Se n'è andato, divertite, va. E mo dici così? Dice che sono pazzasca, sarà il fascino della tedesca, vola uno spicchio della mia pesca, frutta fresca. Fruttivendola. Ha lavorato sempre, non si è fermata mai, in trincea, eroina. Tempista, finalmente la situa inizia. Pazzesca! La movida è qua? Movida! Era una. Avanti un altro! Ma un altro ci sta. Ehi, tengo la paura ma fa niente. 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 Ho invitato solo un po' di gente. Vai tranquillo che tra un po' si riempie. Ti prego non andare che mi scende. Se no devo viaggiare con la mente. Hasta la vista. Hasta la vista, la vista. Hasta la vista. Hasta la vista, la vista. Ho paura ma fa niente, qua si rischia. E questo? Buda Calenda. Come Buda Calenda? Sì, Calenda, sì, ma da mo. Ah, vedi Caruccio. Ma da prima di Calenda, bro. Considera che lui è de Borgata Finocchio, casilina, però è manager e parla milanese. Ma come Caro Stramazzotti. Movida! Ancora qualcuno? Andiamo finita ancora. Ehi. E tu chi sei? Anna, ci becchiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, non ho parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, non ho parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Infami tornano in fila, ho detto. Ciao. Movida. Ci siamo conosciuti su TikTok prima della quarantena. Ah, Anna Fattura. Roba di partite IVA. Partita IVA. Che il governo ha trattato male e mo sta così. Benvenuta! Anna Fattura. Anna Fattura. Anna Fattura. Movida! Sopra questo diesel, vendo sopra il booster. Hanno fatture, non ho parlo di booster.
Calabrese, c'ho passaggio assicurato sopra questo. Ci chiamiamo nel vendo. Buongiorno Andrea. Ciao Diego, ciao a tutte, ciao a tutti. Mi raccomando, voce squillante che c'hai mai mascherina. Ma sono circa le 7, è l'orario dell'aperitivo questo. Sì, è la movida, la movida. Mando tutto io, svuota il freezer. È difficile mantenere il distanziamento sociale. Ieri hanno cercato di scioglierlo l'assembramento. L'hanno in parte fatto, c'è stata una polizia. C'è stato uno sgombro. C'è stato uno sgombro, il 34esimo. Ecco, infatti, è stato picchiato, numero? Numero 34, il primo del dopo lockdown. Questo già dovrebbe far riflettere per i 2 mesi di lockdown. Perché noi abbiamo fatto un video, io ti ho fatto fan video, diciamo, a te, non ero venuto io, durante la fase 1. Sì. L'inizio del lockdown. La gente mo c'ha talmente tanta paura del virus che si è scordata delle paure che c'aveva prima. Immigrati, in dove stanno gli immigrati? Ma boh, spariti gli immigrati. Eppure ci stanno. Casa mia è fuori strada, e lì io devo stare. Non c'è casa, hanno chiuso tutto il centro, hanno mandato tutti noi via. Noi non c'è nessun casa qua, c'è tanta gente qua. E dove dobbiamo andare? Per favore. 2 mesi e mezzo siamo stati più che tollerati. Comandante dei vigili, istituzioni sono passate, hanno distribuito qualche mascherina, qualche guanto. Su 150 persone sono state sistemate 21 persone in un extra. Siamo riusciti a far accogliere una famiglia con 3 bambini piccoli, 2 ragazze tunisine uscite da un CPR e lasciate in mezzo alla strada. Insomma, la solita mancata accoglienza che tutta gente che avrebbe diritto. Oggi quelli che stanno qui sono tutte persone avente diritto a protezione, non trovano accoglienza perché non ci sono i numeri per l'accoglienza, e anche perché il decreto Salvini da questo punto di vista ha dato una botta abbastanza. Il decreto sicurezza che è ancora in essere. Che è ancora in essere, che nessuno sembra voler cambiare. Abbiamo ancora una legge che regola l'immigrazione che porta le firme di Bossi e Fini. Ti pare che non ci teniamo ancora al decreto sicurezza che hanno fatto altro ieri? Esattamente. Dopo 2 mesi e mezzo c'è stato lo sgombro. Sì. Secondo te per quale ragione? Perché la stazione riapre, la gente ricomincia a circolare, e quello che ha fatto comodo alle istituzioni in questo periodo, ovvero che magari fossero concentrate qui con medici, volontari, attivisti che portavano aiuto, avvocati. Io ricordo che tutto ciò che hanno saputo sul coronavirus l'avete detto voi. L'abbiamo detto noi. Le prime mascherine e guanti sono state portate da volontari, e anche quello che sta avvenendo con sanatori e regolarizzazione sono i volontari a dirlo. Questo cittadino qui, a proposito dei cittadini che non ci sopportano, ha portato i bidoni d'acqua tutti i giorni durante il periodo del Ramadan per far fare le abluzioni ai ragazzi. È un normalissimo residente più vicino al campo. Ah, sì? È residente più vicino al campo, e questo a proposito delle balle che vengono raccontate su come i cittadini siano spaventati dalla presenza di queste persone. Quanti ce ne stanno qua alle nostre spalle? Saranno un centinaio, erano un po' di più. Con la fine del Ramadan qualcuno è partito, lo sgombero di ieri ha fatto forse allontanare qualcuno, la gente comincia a muoversi verso il nord o verso le campagne del sud, ma i mezzi a lunga percorrenza sono ancora fermi, quindi noi abbiamo tutta una serie di migranti cosiddetti transitanti. Che però non si transita adesso. Che adesso che non possono transitare sono fermi qui. In prospettiva, per quanto pensi ancora di fare sta cosa? Sta chiacchiera? No, noi questa, ce la facciamo ormai ciclicamente da anni. Una volta per uno sgombero, una volta perché passa qualcuno di casa Pound a rompi i coglioni, una volta perché... No, noi ci vediamo perché c'è un problema fondamentalmente, se no ci vedremmo allo stadio per altre... Oddio, mo manca allo stadio, però insomma... Io credo che purtroppo ci rivedremo finché non si comincia a parlare di migrazione in una maniera diversa, e finché non avremo al governo qualcuno, ai governi locale o nazionale o europeo, che il tema della migrazione la affronterà in tutt'altra maniera. Se la migrazione la si continua a sentire come un problema e non come un tema da governare, lo diciamo sempre, c'è una parola magica: accoglienza. Investire in accoglienza converrebbe a tutti, innanzitutto a questi ragazzi che sono le prime vittime, converrebbe poi a tutti, perché se si accoglie si toglie manovalanza alla criminalità organizzata, si toglie
terreno al fondamentalismo, se si accoglie ne guadagniamo tutte e tutti. Va bene Andrea, grazie, buon lavoro e buona movida. Ciao. Un applauso ad Andrea Costa e poi dopo entriamo in piena movida. Pubblicità, tra poco qui, Propaganda Live. Vedi quante cose si scoprono. Compleanno di un Lenny? Allora, abbiamo raccontato la continua epopea del Baobab, che poi è l'epopea di questa città, di questo paese, in tema in particolare di immigrazione, attraverso le parole di Andrea Costa. Abbiamo parlato degli operai dell'Ilva, abbiamo parlato dei problemi della scuola. E parliamo anche di questo problema di cui si è tanto parlato in questa settimana, della movida. Della movida, cioè del fatto che i giovani soprattutto, poi la movida vanno a fare soprattutto quelli dell'età nostra, uno se la prende tanto quei ventenni quando è pieno di gente anziana come noi, si esce senza mascherina, si rischia, addirittura c'è stata questa iniziativa di boccia, no? Degli assistenti civici, come... Certo. No? Ma se l'è già dimenticata? Non abbiamo parlato d'altro. Ma no, ce la ricordiamo, perché... La guardia civica. La guardia civica, sì, ognuno la chiama le ronde, si è detto di tutto. E volontari che col sorriso vanno a dire alle persone: ehi, guarda, scusa, forse sei troppo vicino. Comunque, non so se vedremo mai tutto ciò, andiamo avanti. Nel frattempo a casa mia sono arrivati un po' di personaggi. Faccio il riassunto. Ciao. Oh. Tocca venire a casa vostra per vedervi, mortacci. Sono proprio contento che stiamo qua. Oh. Salute, salute. Ti sei inquartato con sta quarantena, eh? Hai visto il trippa che ha messo? Non parlava milanese questo? No, solo al lavoro, poi per il resto parla così. Ma ti ricordi com'eri? No, ma te sta bene con questi capelli invece. La pari al giornalista, il padrone di casa, mando sta. E fa propaganda. Piri 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 piri. Ciacca, ciacca. Il giornalista è uscito per movita pure lui. A fa la movita pure lui. A valle aperto lui. Sta ancora al primo livello. Poraccio. Io ho fatto parrucchiere, estetista, per le gambe, per gli addome, per i glutei, igiene dentale e giardinaggio. Mo' mi edifica, ma fino a 10 giorni fa ero un cesso, tesoro. Ma dai! Ero un cesso. Ti vedo in splendida forma. Poi qua quant'è che mi vedevo una donna? Ah, solo per quello? No, non volevo dire che è per questo, però stai veramente bene. Patatina? In che senso patatina? No, patatina nel senso... Oh, però non si può parlare qua, Sessista. Calcola, stavo tipo Castaway, solo che invece di Wilson ci stava Globo, un ciclista senegalese che tutti i giorni mi portava botte di Dragon Rose e sashimi di spigola. Dragon Rose e sashimi di spigola, gli ho detto: Globo mio, così mi fai tutta ciccia e brufoli. E però lui niente, lo chiamavo e tutti i giorni veniva. Veramente deve essere un campione. Quante cose che si imparano in quarantena, mica lo sapevo che in Senegal fossero così bravi col ciclismo, eh? Stavo proprio rovinata, stavo tipo Silvia Romano prima di andare all'estetista. Hai visto andata dall'estetista Silvia Romano? Quanto è cute quella ragazza! Pensavamo fosse una terrorista, invece si va a fare unghie come noi. Posso dire, a volte siamo veramente stronzi. Ecco. Fermi. Hey.
Io durante la quarantena invece ho letto tantissimo. Ho letto tutto Burioni. Fregna! Poi ho visto su Netflix la serie sulla vita di Burioni da Fazio. Dice che non si sa se si fa un'altra stagione, tocca vedere i contagi come vanno. E comunque solo ora apprezzo il piacere delle piccole cose, tipo il rumore del trapano al mattino. Il rumore del trapano al mattino è poesia. Il canto dei gabbiani cannibali. Tutte le mattine mi alzo e gli porto mezza mucca da mangiare. L'autoerotismo appena sveglia. Al mattino? Appena sveglia, certo, passi subito in vantaggio. E si aspetta la sera che sei stanca, ma chi gli va? Amici e amiche, quanto autoerotismo, quanto, aiutate, ma di quanto? 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 Tanto, tanto. Un botto proprio, proprio un botto, lo sapevo ammazzare, sì. A proposito, sempre renziano te? Vabbè, mo che c'entra? Comunque sì, sono sempre renziano, perché... Ma tipo, ma c'è una curiosità, ma voi renziani, no? Ma come fate? Cioè, un giorno stai tutti intruppati a dire che uno è una merda, finché poi un giorno quello si stufa e dice che quello che era una merda, tutto sommato poi non è così male. E voi, resettate tutto e cominciate pure voi a dire il contrario di quello che avete detto fino al giorno prima. Ve rottamate da soli una volta al mese, ma ve fanno un casting, c'è un corso di formazione. Che curriculum bisogna avere? Allora, intanto se sei venuto per litigare, te ne puoi pure andare, oh. Quella alla porta. Ma oh, no, che litiga, su, se fa per parlare, sono tre mesi che ci vediamo. Quante linee ha cambiato in tre mesi? Ha pure parlato per i morti? E dai, su. La movita è movita. E lo so, la movita, però di solito ci si mena dopo un po'. E qua mi ha appena iniziato. Comunque... Quelli di Matteo sono esercizi di stile. Guarda, fanno tutti così, eh. Mica solo Matteo, quello nostro. Guarda le bimbe di Conte, c'hanno gli stessi problemi nostri. E infatti era pure colpa di Conte in piccio di penanze. E mica era colpa solo di Matteo. Matteo quale? Si poteva chiamare in altro modo questo. Comunque con Conte c'è state voi, mo. Oh, ma ti ricordi quando stavate col PD? Bravo, quando stavamo col PD. Mo siamo Italia Viva, altra cosa. I grillini hanno salvato Salvini. Quante gliene avete dette? Quelli eravamo noi, ma non eravamo noi. Agivamo sotto copertura. Per me eravate voi. Sì, poi. Eccola qua l'aggiunta dell'altra volta. Credo che c'è una deresponsabilizzazione e credo che c'è un passaggio da parte del Movimento 5 Stelle dall'onestà all'essere al servizio della poltrona che hanno conquistato. Persone che rispondono alla magistratura, si difendono nel processo e ci sono dei rappresentanti del popolo che impediscono alla magistratura di fare il proprio dovere. Ok, buona quella dei cartelli. Buona i cartelli. Vai con i cestini pranzo, fra mezz'ora ci vediamo qua. Avanti a trapezzista. Non ce l'hanno con me. Onestà! Onestà! I domiciliari in Toscana! Onestà! Sono venuti qua a fare una lezione di onestà in questo momento a parenti e amici arrestati ai domiciliari. Francamente da questi noi non prendiamo lezioni di onestà. Ma sono gli altri ai domiciliari, gli altri hanno i parenti ai domiciliari. Mio padre e mia madre sono regolarmente a casa tranquilli. In galera non ci siamo noi, siamo in democrazia. Siamo in democrazia. No, l'importante è quello. L'indimenticabile momento dell'altra volta dove c'erano i renziani di fuori ad accusare i grillini di aver salvato Salvini. Pubblicità tra poco qui e poi continuiamo. Applauso alla propaganda orchestra devisiana. Andiamo avanti, torniamo in piena movida. Senti, ti posso fare una domanda un po' intima? Ma tu, la mascherina, ma come cazzo la porti? Perché io sono un po' indecisa ancora se metterla tipo bracciale, così, che la gente si impietosisce un po' così. Oppure secondo me una cosa che ancora non ha fatto nessuno è così, tipo fondina per la pistola, che adesso torna pure utile perché nelle giornate calde assorbe anche il sudore dell'ascella.
No, no, scusami sora, io su questo non ti seguo. Io dico sempre che il proibito va svelato, per cui l'emancipazione vera, sai qual è? È libera bocca in libero stato. Lo stato ci vuole col bavaglio e con lo sguardo triste, spento, complice, e noi diciamo no. Noi ci bendiamo con le nostre mascherine e denudiamo le labbra, perché il vero atto scena in luogo pubblico è mostrare la bocca, è la bocca all'aria, è aprire bocca e dargli fiato. Pensaci, sora. Ma la mascherina va buttata nell'umido, nel secco o nella natura? No, perché è qua, è facile fare la natura che si riprende i tuoi spazi. Natura, ti vuoi riprendere i tuoi spazi? Allora riprenditi pure le mascherine. Fatti chiare, amicizia lunga, natura. Zoom. Do zoom. Zoom. Dove? Zoom a cazzo. Ah, ok. Non capivo. Vedi, ancora non hai capito come funziona. Ma no, non capivo su che... Vabbè, ha fatto. Un grande applauso ad Anita, sempre più corresponsabile, diciamo, di buona parte delle produzioni. Ciao Propaganda. Ciao Diego, io sono Fabio. Io sono Giosiana, sono una fotografa e insieme al mio compagno Fabio oggi ho deciso di fare il giro del lago, sono 34 km e mezzo. E documenteremo e raccoglieremo tutti i guanti e mascherine che troveremo qui sulla strada. A fine del giro vi faremo vedere cosa abbiamo trovato. Stiamo andando a ripulire il mondo! Ripuliamo il mondo! Ci ha detto la testa di pasta domenica a noi. Questo è un invito a fare anche voi la stessa cosa, Roma. A Roma ci serve un camion. Ma dopo 34 km e mezzo siamo arrivati e questo è il triste bottino. Questo è il nuovo inquinamento, inquinamento Covid. Sì, basta. Non buttate i guanti e mascherine per terra. Anche perché si aggiunge all'altro. Esatto. Non era poco, ok? No. Ciao. Ciao. Un applauso a Giosiana, Giuliani e Fabio Rosi per questa iniziativa. Devo dire che sono parecchie le iniziative di volontari, di cittadini che vanno a raccogliere. C'erano anche prima, però in questo caso, in questo momento, diciamo, la monnezza che si trova, si trova... Soprattutto si trovano mascherine e guanti che si vanno ad aggiungere ad altro e anche alla movida si va ad aggiungere un altro personaggio. Vado io, dal padrone di casa che si è dimenticato le chiavi. Mo ce l'ho tutti qua. Buongiorno signore. Buongiorno signore. E te chi sei? Sono un boccia boy, assistente civico di quartiere, the new kids on the block. Ho superato la selezione di boccia che non mi ha bocciato. E boccia ci ha mandato a caccia di chi bisboccia. Questa è ancora più bella. Tracce di boccia di chi bisboccia. Boccia ci ha messo sulle tracce di chi bisboccia. Come vede siamo dotati di grande senso dell'umorismo, pur essendo stati esclusi dalle movide altrui. Vi stavate divertendo molto, vero? E te va in buca qua? No, vede, MovidApp, l'app che rivela i flussi di divertimento altrui, ha rilevato sonore risate del grado 3.6 della scala Pigneto e 3.2 della scala Ponte Milvio, che non è poco. Sentitore di movida, quanti siete? Lei è il padrone di casa? No, però conosco Palamara. Ah. Palamara, papparappa, palamara, papparappa, palamara, papparappa, 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 palamara. Ma chi è? E io lo dico a Travaglio. Travaglio anche io. Mi faccio entrare. Allora. Chi c'è qua? Piove. Butta tutto. Eh? Butta tutto. Ma butta tutto che c'hai solo patatine? Ma che devi buttare? Buonasera. Buonasera. Stiamo qua a fare un po' di movida con quattro amici. Ma mo se ne vanno, poi sono amici sua in realtà. Fosse per me mancare fattore. Felicissima sera a tutti questi signori ingravattati. A che sta come diva così all'era? Due uomini chic e femmine pittate. Abbassa la musica, musicante. Stasera a mezza sto uomini alicante. A balla un contadino zappatore, assistente civico boh.
ciao, bye. Abbassa la musica, musicante. Eh no, abbassa la musica, no. Abbassa la musica, musicante. Io ho potere, tu no. Alza. Abbassa. Alza. Abbassa la musica. Alza la musica. Ai, piatto, Paolo. Alza la musica, musicante. Questi. Questo è chi l'ha fatto questo? Io. Tu l'hai fatto? Io. Porteggi, se lo metti, sì. Non sentirai mai sono egoista, perché non trasmetti mai, non ti possono trasmettere. Invece quelli... Non trasmette che l'egoismo? Sì, perché questo, se metti una spray, vuoi provare se puoi trasmettere una persona. Non passa. Non passa. Di Bobo abbiamo tutto. Perfetto. Arte, abbiamo bisogno di aiuto, perché siamo i giovani che merita questo per andare avanti, ma non per l'estato abbandona la gente, dormi in strada. Tu come ti chiami? Mi chiamo Sticky. E vieni dal? Gambia. Te quant'anni c'hai? 27. E da quant'è che stai in Italia? Sono entrato nel 2013, quasi 7-8 anni. E che documento c'hai? Io ce l'ho umanitario, però già è scaduto. Umanitario è scaduto, perfetto. Sì, sì, sì. Te vuoi rimanere qua in Italia? Italia in realtà è stato il mio paese madre. Quando sono venuto non ho mai avuto in mente un giorno per andare via da qui. Sono qua, sto con belle gente, soprattutto stai qua per dimostrare alla gente qual è la verità. Io ho bisogno questi, quindi sono una delle lottatori. Magari senza stare per strada. Sì, sì, ero nella strada pure io. Ero un posto più pericoloso di questo. E Roma, via Vanina. Sì, 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 mi ricordo. Ero lì e sgombero, ho perso anche un occhio, lo sai. Hai perso? Occhi, perché stavo facendo un mediatore per dire polizia, fate piano piano. E quindi perché siete picciando la gente? Lui mi ha detto che no, stiamo facendo controlli. E ti hanno menato? No, prima menare perché... Non parla mia lingua, ha pensato che io sto chiamando quelle gente per venire incontro. Io ero in Sicilia, ho fatto Croce Rossa 3 anni, quindi legge so bene un po', diciamo un po'. Per me se porta una persona a costura, fa impronto, almeno devi dare autocertificazione, puoi dimostrare se ti fermano nuovo. Ma invece qua, se fanno sgombero, ti portano costura, ti fanno impronto, poi non ti danno niente. Vuol dire c'è qualcosa che non va. A me mi hanno integrato italiani, ho accettato, ho fatto scuola. Quindi integrazione, se sei integrata non vuol dire che sei stupido. Mio padre mi diceva, se vai in Roma, e lui non è mai venuto in Roma, ma non diciamo il nostro dialetto, se vai in Roma vuoi essere come i romani, devi camminare come i romani, così puoi vivere come i romani. Quindi io lo sto provando, ma lo Stato non sta dando le opportunità. Cioè sono romani e romani. Sì. Italiani, italiani, non è che sono alla fine non è che sono tutti uguali. Yeah. Però speriamo, usciremo, continuiamo in combattere. Se pensi qua, senza Baobab, con questa quarantena, non è che loro moriranno per la coronavirus, ma moriranno per fame. Per grazia di Baobab, ogni giorno questa quarantena, stanno qui senza paura perché l'umanità sta dentro di loro. Se noi non salviamo qua, che salverà quelli che stanno dentro casa? Non salveranno mai, perché c'è la gente che dormono nella strada, nessuno non le caccano, capito? Senti, tu adesso qua che fai? Io faccio mediatore. Mediatore culturale? Culturale, sì. Però prima ero... Quindi lavori comunque? Sì, faccio, occupo la pulizia agli alberghi. Ah, la pulizia degli alberghi. Alberghi, sì. Ah, ho capito, polizia, no pulizia. Pulizia. Pulizia, ok. Sì, sarà bello. Però adesso non stai lavorando quindi negli alberghi. No, adesso in realtà noi saremmo le persone che lavorano molto tardi, perché il turismo se non arriva, cazzo, non possiamo lavorare. Io sono quasi 4 mesi. Che non lavori? Scusa, anche io spaccio questi, eh. Tu le spacci? È il mio talento. Perché... Ma questa la fate te, queste mascherine? Sì, l'ho fatto a casa mia, perché casa non tua. Mi stanno pagando, sto pagando le tasse, le mie tasse stanno facendo male ai miei fratelli. Quanto costano queste mascherine? Questo sarà un regalo per te, questa è dentro e fuori. Questa me la prendo, grazie. Questo no, pure in and out. Questa è quella pure che c'ha lui, vai, prendo questa. Ok. Aggiudicato. Ok. Io comunque... Ho venduto! Vai, ho fatto shopping oggi. Quarantenni. Applauso a Sticky! Dal Gambia. Vediamo come finisce qua la movita. Quarantene, posso fare un comizio? Che c'ha con me? Tu non c'entri niente in realtà. O meglio, c'entri come tutti noi. Che a furia di parlare di altre cose se scordiamo le cose importanti. Quindi, ti racconto una favola. Ti racconto una storia. È la storia di odio e amore.
È una favola sul bene e sul male. Odio. È con questa mano che Caino gelò suo fratello. Odio. È con questa mano che poi diventa ginocchio, fucile, pistola, manganello che sono stati uccisi George Floyd, Eric Garner, Rodney King, Sumaila Sako e tanti altri di cui dimentichiamo il nome. Amore. Queste cinque dita entrano dritte nell'animo dell'uomo. La storia della vita è questa. Statica. Una mano combatte continuamente contro l'altra. Odio picchia forte, odio picchia molto forte, odio picchia duro, duro, fortissimo, odio è forte, odio è violento, amore sembra le corde, ma attenzione, amore si riprende, amore rimonta, amore picchia, picchia anche amore, giù su odio, giù, odio barcolla, odio è ferito, giù ancora e odio è messo KO dall'amore. Ho capito, amore e odio. Se ti amo, ti amo. Ma se ti odio. Tra l'altro si dice che l'amore vince sempre sull'odio e l'invidia. Ci sta a mettere un po' troppo. Ti amo, fratello. Anch'io. Grazie. Prego. Dai, ci vediamo. E questo è il racconto della settimana. Costanze. Diciamo, a parte che abbiamo scoperto un nuovo talento di attore in queste settimane, no? Che è il tuo. Ti ringrazio. Cose serie. Nel porto di Palermo c'è ancora, dopo tante settimane, ancorata la nave Alan Kurdi, che è una nave di una ONG, la Sea Org. Per piccoli motivi amministrativi, il Ministero delle Infrastrutture contesta che ci siano troppo pochi bagni per trasportare molte persone, che ci sono troppi pochi posti. Ormai è diventata una disputa con la stessa, con lo stesso ufficio pubblico in Germania, che invece sostiene che questa nave va benissimo per andare a salvare delle persone. Perché muoiono, continua a morire persone nel Mar Mediterraneo. È una questione di diritti umani che si pone sempre più spesso. Queste persone che non hanno più dove stare, nessuno che gli dà da mangiare, molte persone che arrivano dal mare in delle imbarcazioni di fortuna, altrettanto magari muoiono nel mare. E nessuno se ne occupa, è un problema di competenze, direi, perché è una competenza di un politico o di un amministratore che deve fare qualcosa per non far succedere ciò. Ci sono molte competenze che in questo momento non ci sono nella politica, nelle amministrazioni. Trovo per esempio altrettanto brutto la negazione del diritto di andare a scuola dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi. Solo perché non si riesce a organizzare, in altri paesi si riesce a organizzare il ritorno a scuola. Per loro è importante perché non perdono soltanto due lezioni in più, perdono il contatto con questo mondo che è la loro scuola, la formazione, la istruzione. Ma le scuole non sono pronte, perché non sono pronte? Perché è un vecchio problema. Tutti dicono dobbiamo migliorare attraverso questa crisi, ma io in questo momento vedo poco miglioramento, vedo appunto il progetto di fare qualche vigile civile di cui uno non ha idea cosa dovrebbe mai essere, però non vedo che qualcuno si occupi dei problemi veramente seri di questa società. Alcune cose sì, però moltissimi altri problemi, soprattutto chi è più debole non viene considerato, e questo sono i bambini come immigrati o come gli operai. Grazie Costanza. Sì, Diego, ci hai fatto vedere un po' di invisibili, quegli invisibili che citava anche Ben Harper, l'infermiere di Michele, gli operai che raccontava il pensionato, chi lavora nei supermercati, le commesse, citava, no? Che diceva gli ultimi che poi emergono in certe fasi, sono eroi e poi ritornano nell'oscurità ad essere invisibili, i precari della scuola. Tutto questo mentre a metà settimana è successa una cosa pazzesca, e cioè dovrà essere confermata, ma
L'Unione Europea mette a disposizione degli stati dell'Unione una montagna di denaro, Diego, una montagna mai vista. E a me, quando ho sentito del Recovery Fund, questi soldi per stanziamento per la ricostruzione, sai chi mi è venuto in mente? Antonio Megalizzi. Lui diceva di essere innamorato dell'Europa e lo facevano arrabbiare quelli, lui diceva, uno scritto, mi fanno arrabbiare quelli, gli amici, lui diceva, stronzi, che ci fanno litigare e allora quello se ne va. E lui lo diceva a proposito della Brexit. Ecco, e lui diceva, io ho un sogno invece di costruire un'Europa. Quei soldi del Recovery Fund potrebbero aiutarci a realizzare il sogno di Antonio, un'Europa che vada incontro ai diritti, più giusta, più aperta, un'Europa di tutti. Grazie Paolo. Francesca. Vabbè, inevitabilmente anch'io ho pensato a Ben Harper e agli invisibili vedendo il tuo lungo racconto. Ho pensato all'Organizzazione delle Migrazioni, l'OIM, che ha raccontato in questi giorni di una sparatoria in Libia tra i trafficanti, che ha fatto 30 morti tra migranti, che avevano probabilmente l'unica colpa di voler cercare una vita migliore qui e che continuano a essere respinti. E poi pensavo al voto di cui abbiamo parlato prima con Marco della Giunta per le autorizzazioni, quindi torna di attualità, no? La vicenda Open Arms, i migranti tenuti in mare dell'anno scorso, sperando di non vedere più scene di questo tipo. E allora così per Associazione Idee ho pensato ai decreti sicurezza di Salvini. Era un proposito del PD, ti ricordi, quando ha iniziato questo governo ha detto noi però ci vuole discontinuità, e quello che da sinistra è stato spesso chiesto, anche dalla sinistra, più a sinistra del PD, è stato vabbè, cosa può essere più discontinuo che eliminare i decreti sicurezza? Non l'hanno ancora fatto. L'altro giorno, parlando a un ministro, mi diceva ma avevamo iniziato il cantiere della politica migratoria, e poi è arrivato il Covid e ovviamente ha bloccato tutto. E allora così pensavo solo che non è mai troppo tardi per fare una cosa giusta, e quindi magari adesso che l'emergenza sanitaria, il picco è passato, ci si può dedicare anche ad altro. Grazie Francesca. Marco. Ma intanto volevo, per la precisione, il soldato Emanuele Sceri fu ucciso il 13 agosto 1999 a Pisa. Poi abbiamo parlato del titolo del libro di Renzi, La mossa del cavallo, ma io ricordo di averne letto uno molti anni fa ormai, di un grande leader della sinistra sindacale e politica, Vittorio Foa, e si intitolava Il cavallo e la torre. Perché nella mossa degli scacchi il cavallo non è la mossa della furbizia, è la mossa della libertà, mentre la torre deve fare sempre lo stesso percorso e quindi è la strada della necessità. A me sembra di Ben Harper, mi ha colpito quando ha detto Obama è stato un campione, ma non c'è un uomo solo che può cambiare le cose, serve un comportamento collettivo. Mi sembra questa la mossa del cavallo che serve, non il virtuosismo di un leader, ma la libertà di tanti che cercano di fare qualcosa. Quell'operaio che diceva noi insieme siamo forti, siamo i lavoratori, e diceva tutti i nuovi operai, il Baobab, tutte le forme collettive di rappresentanza che servono a dare intanto visibilità agli invisibili e poi forse, chissà, ad accelerare quel processo di vittoria dell'amore sull'odio. Grazie Marco. Michele. Ho un frullato delle tutte cose in testa. Penso che dalle immagini dell'Ilva di Genova, che su di me hanno un impatto emotivo, perché in realtà io mi ricordo le cariche molto brutali contro gli operai dell'Ilva di Genova nel 2001, poco prima del G8 di Genova, e diciamo aprirono quell'estate, loro furono quelli che aprirono il conflitto di quell'estate in qualche modo. E le immagini del Baobab, che sono una delle ferite di questa città, non soltanto nel Baobab, ma chiunque
si segue un po' queste vicende a Roma, sa benissimo come vivono di un loop infinito, cioè la gente viene sgomberata da un posto che può essere una fabbrica, eccetera, questi sgomberi di insediamenti spontanei dove la gente si butta per vivere, va in un'altra fabbrica, in quell'altra fabbrica ci rimane per due mesi, finisce da un'altra parte e poi ritorna al punto di partenza. Nel Baobab questa cosa è ancora più rapida, nel senso che questo loop è praticamente da un giorno all'altro continuamente, eccetera, e adesso che è finito, diciamo, l'emergenza Covid, come raccontava Andrea Costa, è ricominciato tutto questo loop, e anche in termini dei sciacalli che vanno lì a soffiare veleno, eccetera, è qualcosa che mi fa venire proprio il volta stomaco. E poi, a margine di tutto questo, quello che raccontava Ben Harper, io sono stato super attento, io non sono riuscito a guardare quel video per intero, ho visto un sacco di fotografie, però il video della morte di George Floyd non sono riuscito a vederlo, ho ascoltato con super attenzione quello che diceva Ben Harper, e mi ritornava in testa, ma da questi giorni, che oltre, non voglio fare i paragoni anche impropri, perché è chiaro che c'è un razzismo sistemico in quello che è successo là, che è una cosa, ma a me mi continuava a venire in mente la morte, l'omicidio comunque in qualche modo di Riccardo Magherini nel 2014, che durante un fermo di polizia, nella stessa maniera, bloccato con la stessa mossa pure del ginocchio, eccetera, che implorava di essere lasciato perché stava morendo, e che poi è morto, perché penso che comunque questo è un tema che non è esattamente quello del razzismo, ma è il tema anche di un tipo di brutalità, perché comunque in questa città essere fermati a Ponte Milvio non è come essere fermati al Quarticciolo, non sono le stesse situazioni, e penso che quando noi ci chiediamo che cosa si può fare vedendo le immagini dell'America, dovremmo chiederci pure che cosa si può fare in Italia su tutta questa roba. Grazie Michele. E adesso voltiamo pagina e andiamo verso la social top 10 della settimana. E ringraziare il genio per l'immagine che ho visto alle mie spalle. Questa me la conservo. Eh? Me la conservo. Segna, mettila da parte. Aeronautica militare, ci sono state le frecce tricolori, un tour di 5 giorni, 21 città sorvolate per un abbraccio tricolore che segnerà la storia. Simbolicamente si chiuderà con il sorvolo di Roma il 2 giugno e questi voli delle frecce tricolore. Perché ne parliamo? Perché sono passate anche su Codogno. Questo è l'account di Giulia. Eccola qua, frecce tricolori su Codogno. Bellissimo, hai visto Giulia che qualcosa di bello è arrivato a Codogno dopo tutto? Sono 3 mesi che si parla solo di Codogno, cioè solo, no, non solo, ma soprattutto Codogno, quello cantava Buongiorno Italia, Buongiorno Maria, e poi era Codogno con 2 U, qualcuno corregge. A Torino siamo già nella fase 7, scrive Daniele Viotti, perché? Perché queste sono le foto di veramente assembramenti, cioè in tanti sono andati a vedere a Torino le frecce tricolori. E guarda le frecce tricolori, guarda il coronavirus, guarda ora, e perché ormai uno si immagina così, diciamo, le esclamazioni in queste situazioni. E poi c'è questa foto incredibile di Beppe Sala che si è fatto passare le frecce tricolori sopra la testa, cioè non è che lui si è posizionato, quando uno vede questa foto pensa proprio che sia lui che abbia detto andate un po' più a sinistra che io sto qua, cioè sono le frecce tricolori che hanno seguito lui. Ecco qua, patria deriva dall'aggettivo patrius, paterno, è così che mi piace pensarla, se la spiega in questa maniera Beppe Sala. E andiamo avanti, foto profilo subito, scrive Ludovica Comello, sindaco, ma lei ha Tinder? Io la metterei subito, perché è una cosa anche ormonale, cioè uno dice ma la potenza veramente di questo sindaco, le ha fatte volare solo per instagrammare, ecco anche questo, potete volarmi sopra la testa che devo fare la foto su Instagram. Ancora, ecco qua, le bimbe di Beppe Sala, vi sono piaciute le frecce tricolori? Le immagino non così. Lo sapevo. Tanto anche il narcisismo, diciamo, che esce fuori da questa foto. Ecco qua Beppe Sala, I'm your father, questo qua, ecco, sono tuo padre. Perché più o meno il livello è quello. Andiamo avanti, punto numero 9. E poi c'è il buon Gianni Cuperlo che all'improvviso apre Facebook e scrive... Prova, però se Cooper lo scrive, ecco, se Cooper lo scrive prova, qualcuno ci vuole leggere comunque qualcosa. Cooper lo che scrive solo una parola deve essere un segnale, pronti ad agire, è il segnale. Ora X. Esatto, ancora, grande la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente. Ancora, l'acqua è poca e la papera non galleggia, ripeto non galleggia, c'è tutto un codice cifrato
che si fa? Cosa ci canti? Qualcuno invece dice non pensa a delle rivoluzioni in divenire, ma banalmente a delle prove microfono. Pure tu alle prese con la didattica a distanza, Gianni? E più o meno, diciamo, questo è l'approccio. Quanta saggezza in una sola parola. Un invito all'agire che è anche una richiesta di chiarezza e verità. Ancora, Gianni Cuperlo poi spiega, sto litigando da 3 giorni col tizio, come si chiama, che gestisce le pagine Facebook. Sì, dai, Zuckerberg, perché non riesco più a entrare nella pagina a pubblicare i post, per questo procedo a prove e tentativi, scusate, per gli anziani potrei citare, a causa di un guasto tecnico le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile. Ci scusiamo per l'interruzione, ma voi siete ragazzi che volete saperne, buona serata. Un applauso a Gianni Cuperlo e andiamo avanti. Nel frattempo dovresti mettere l'intervallo a suonare l'arpa. Perché la gente sta lì, figurati Gianni, pensavamo fosse il segnale, sarà per un'altra volta, quindi pubblico deluso, militanti delusi. Andiamo avanti a punto numero 8. E SpaceX ha rinviato il lancio del razzo che avrebbe dovuto portare 2 astronauti sulla ISS. Che è la ISS? Scusate l'ignoranza. International Station, International Space Station. La stazione spaziale. Per le condizioni meteo sfavorevoli, ci riproverà il 30 maggio, cioè piove, non parte la navicella spaziale. È incredibile, ma più o meno è questo. We are not going to launch today due to weather conditions. Vediamo, abbiamo anche il video che testimonia il momento esatto in cui questi due, che erano pronti, e poi come... Già 2 ore. Comunque le tute sono... E tu pure con loro li hai seguiti, non ti sei mossa di un attimo, a un certo punto... No, non so che sono stati lì tanto a aspettare. Arriva questa notizia. Andrea in SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. 5.100, it was a good effort by the teams and we understand. Capite? Ma mannaggia. Ok, andiamo avanti. È stato bello credere per un minuto che in questo 2020 qualcosa sarebbe andato bene. Dice, ma per quale motivo? Questa navicella di Elon Musk. Ecco qua, il lancio è stato rinviato a causa del meteo. Con tanti preparativi ci si è dimenticati di fare una semplice telefonata. Questa è l'immagine di Furio che si informa. Elon Musk, come Musk, come tutti noi quando siamo carichi per la scampagnata di Pasquetta, ma poi piove. Cioè, se dice poi piove, più o meno la stessa cosa. Ancora, pensavi di mettere un nome di merda a tuo figlio e cavartela senza che il karma ti colpisse pesantemente? E per testa non parte la navicella spaziale. Non ho ancora ricevuto i 600 euro di marzo, posso aspettare fino a sabato per il lancio della navicella spaziale. La pazienza viene, come dire, rodata. Ma sabato non posso io, dice l'astronauta del Falcon 9. A questo punto avrebbe pure dei diritti, come dire, eh? Esatto, assolutamente sì, e stava lì. Andiamo avanti. Numero 7. E eccoci qua, andiamo su una pagina che un po' non guardiamo, Gesù bambini brutti, e questo è un Filippo Lippi, Madonna col bambino, santi e giovinetti, e alcuni commenti, qualcuno vede la fisionomia di Alvaro Vitali, diciamo nel protagonista di questo quadro, ancora a sinistra si può notare un giovanissimo Carlo Conti che sembra quasi chiederti ma che cazzo ci faccio qui, o ancora... Gesù, gentilmente, 1 metro di distanza, grazie. Perché uno quando vede le persone insieme ormai, anche fosse, anche se è un quadro, dice non può essere ancora ossessionato da questa immagine. Questa è una delle immagini della settimana, cioè il battesimo di un bambino fatto con una pistola d'acqua. Quello vedete è il prete che spara il getto santo sulla creatura che viene battezzata. Questa immagine ha fatto un po' il giro del mondo, questi sono alcuni meme. E ancora andiamo avanti. Ecco qua, questo è un altro, cioè è una pratica diffusa, non è solo uno che ci ha avuto questa idea estemporanea. Proprio si fa così, guardate lui come prende la mira, poi sicuramente prenderà il padre in fronte, sicuramente il ragazzino rimane asciutto perché non c'è l'immagine successiva. Ok, anche questa qua, c'è lui, vedete, con la visiera, equipaggiatissimo, ancora. Questa è un'immagine di Pasqua, qua siamo al 12 aprile, vedete, lui battezzava più o meno, tirava l'acqua santa nelle macchine che passava, una specie di McDonald's, take away, non so come funzioni. Questa è la vista da dentro, questa è la prospettiva da dentro la macchina prima di essere, di avere il gavettone santo. Qua un altro meme, diciamo in modalità Pulp Fiction. Andiamo avanti. Numero 6. Ora è una settimana che parliamo di questa cosa, ma la circostanza ha voluto che Gallera o Gallera e Albano parlassero uno appresso all'altro e Pagliari. Tutti noi abbiamo visto un nesso fra le due cose, la cosa è incredibile. E secondo Albano l'uomo ha distrutto i dinosauri, poi ha cucinato i tortellini e il brodo primordiale, perché comunque già che ci si trova
Ancora, ecco, questo è molto bello. Siamo stati capaci di distruggere i dinosauri. Uniti ce la faremo a sconfiggere questo virus pazzesco. Vedete lo sguardo inequivocabile. Ancora, ecco qua, vengono prodotti molti, molti meme. Qua ci sono Albano e Romina alle prese con un dinosauro. Qua c'è la regina, io sconfiggevo i dinosauri, Albano li grigliava. Eravamo una coppia infallibile. Oh, tanti meme, qua c'è un meteorite avente sembianze e fattezze di Albano che si abbatte sul dinosauro. Noi, i dinosauri dello zoo di Cellino, questo è un cine Albano all'improvviso. E poi ci sono anche delle versioni delle canzoni sbagliate, verrebbe da dire. Non so se volete... Vai Costanza, sai Felicità Costanza? No, non no, sai Felicità, quanti anni è che sei in Italia? Aspetta, scusa, voglio capire. Quanti ecco, anni ma sei? Non... Albano e Romina, ce li hai? Ora devo cantare. In Germania ci sono arrivati Albano e Romina. Albano e Romina. Sì, sì. Sono una coppia conosco, che noi seguiamo da un po' di tempo. Hanno avuto dei problemi, poi diciamo che a volte no, ok. Arrivano le loro melodie in questa Germania? Sì, sì, arrivano, sono arrivate in questa Italia. Conosci Felicità? Sì, lo conosco. La conosci? Ora che lo vedo... Ora la vedi? Stavi davanti al testo. Scusa, ero io il problema. Non scusa, hai anche Memore Migi vicino. Vuoi fare vuoi le veci? Guarda, ti aiuta, no, ti aiuta Roberto. Cantare. Ma che figurati, perché Roberto invece, scusa, guarda. No, nel senso, noi ormai, la pratica ormai... No, che terrore. Guarda, vai. Vai, intona. Felicità, entrare in contatto con il gatto, la felicità. Incontrarlo di notte, ammazzarlo di botte, la felicità. E andarsene a letto senza il permetto, la felicità, felicità. Aspetta perché non è finita. Ne dovremmo avere un altro. Era partita? Ecco, eccolo. Aspetta perché è successa una cosa che allora che solo qua possiamo apprezzare. Giovanni è partito. Io so gli occhi, è andato. È partito. Poi che dici... E niente, lui sogniamo così. Vai, adesso questa qua, sei pronta? No, non so dove abbiamo... La vostra estinzione di tanti anni fa, come un pensiero che sa di Jurassic Park. Vai Giovanni! Perfetto, un applauso. Siamo tornati all'improvviso verso la sesta, settima puntata di quest'anno. E come ci siamo invecchiati nel frattempo. Ok, andiamo avanti. Silver chiude la questione. Il ballo del cracra. Il ballo del cracra in Germania c'è arrivato? È originale no, tedesco. Non lo so. Non è originale lo so. Tedesco? Il ballo del qua è tedesco. Ah dai Giovanni. Il ballo del qua è tedesco? Il ballo del qua qua. E il ballo del qua qua. Io l'ho visto fatto lascia ai il cracra è una battuta, Giovanni. Quello vero è il qua... Tocca spiegare il ballo. Non devi cercare il ballo del cracra. Oh, te lo cerco. Guarda. Questo è il ballo del qua qua. Ah, beh, certo, anche questo è arrivato. Anche... Ogni papera che fa fare loro qua qua qua. Traga, 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 traga. Hey, ferma. Hey. Allora... Per completezza, è meraviglia. Lo devo dire, scusa Diego, pure se perdiamo tempo. Il ballo del qua qua è il titolo italiano di una canzone di grande notorietà internazionale intitolata Der Entrentanz. Ah, Der Entrentanz. È così fa, no? Questo è il ballo del Entrentanz. Come fa? Sbagliato, composta dallo svizzero Werner Thomas. Ah, vabbè, scusa è cantone tedesco. Scusa è cantone, è cantone. Ero sicuro che fosse tedesco. È tutta un'altra cosa. Andiamo avanti. Che poi lo sanno tutti che i dinosauri l'ha sconfitti Renzi in realtà. È uno dei capitoli della mossa del cavallo. Allora, qua ci stanno diverse, diciamo, produzioni. Questa è una, Albano disintegra felicemente la terra ed estingue i dinosauri. Andiamo a vedere questo video, attenzione. Eccolo qua. Pure fatto bene. È funzionato, effettivamente cominci
comincia a dare ragione ad Albano. Dopo di qui, che qua Amarcord, guarda, si muovono in branchi, questa è un'altra produzione, andiamo a vedere un pezzetto. Maledetto verme. Ah, questo è buono, cavolo. Eccolo qua. Vabbè. Ok, andiamo avanti. Ed è poi no, ci stanno anche i videogiochi. Io ora non ci giochiamo, ma vi facciamo vedere. Questo è Albano versus Dinos. Eccolo qua. Pure la musica. No, vabbè. Bellissimo. È bellissimo. Ecco, se sbagli il momento dell'acuto da metallaro e niente, vieni mangiato dal dinosauro. Andiamo avanti. Applauso ad Albano in questo caso. Bravi. 5. E rieccoci qua, Gallera o Gallera. Non torno a 8:30 perché essendo la seconda volta sarebbe come essere ospite a 17 e porta male, effettivamente. Questo è Luca Bottura. Gallera, gli infetti in trasferta valgono doppio, praticamente applica la regola delle partite in trasferta. La natalità in Italia è di 0,51 figli per coppia, per fare un bambino in Italia serve un'orgia. Seguendo questi ragionamenti, chissà Gallera cosa capisce quando al supermercato vede le offerte 3x2, là van tilt. Sarebbe bello chiedergli. Oh, questa è un'immagine, quella Gallera e questi sono i due infetti, vedete, più o meno uno se li immagina così. Oh, è bellissimo. Anche perché se non ti fai vedere dai due infetti, ecco qua c'è il film cult della pandemia, un contagiato per due. Gallera sta alla matematica come Albano sta alla preistoria, questo ce lo siamo più o meno detti. Nel caso non l'avesse ancora fatto nessuno, lo fa Trampo. Che cosa? Questo. E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus. Ecco, c'era, ci stava, effettivamente. Riassumendo il pensiero di Gallera, se incontri una persona infetta con R05 non prendi Covid-19 ma Covid-9,5 come Kim Basinger. Ancora. Numero 4. Numero 4. Parliamo di influencer. Lei come si chiama? De Lellis. Madonna, quanto so giovane. Veramente l'ho azzeccata così al primo tentativo. Ammesso che sia necessario essere giovani. E dice questa cosa, niente, ce la faccio. Parrucchieri, dovete dirmi se ho fatto una cazzata o no. Praticamente oggi durante lo shooting mi avranno messo tipo un litro d'olio fra i capelli e sono tornata a casa, ero disperata e ho pensato di risolvere la situazione così, con un sapone per i piatti. Boh, sgrassa tutto, ho pensato di sgrassare anche la cute e devo dire che il risultato è pazzesco, nel senso sono bellissimi. Pare che tutto ciò sia vero, ma ormai è tutto credibile. Al di là di questo, non voglio sapere cosa userà come detergente intimo. Ottima idea, ma il lavaggio in lavastoviglie è sicuramente più ecologico e c'è pure il brillantante. Giulia De Lellis usa il detersivo per piatti per lavarsi i capelli, quasi quasi domani me lo sfrego sui fianchi, vi faccio sapere se mi leva le maniglie dell'amore. Ancora, sempre influencer, qui abbiamo Chiara Ferragni, Springtime Magic, si immortala con questa foto, in questa posa. Qualcuno nota che la Ferragni ha lo smalto dei piedi rovinato e per questo è ancora di più una di noi, quindi uno vede la foto, va a fare lo zoom sullo smalto dei piedi, effettivamente ci sono dei problemi per... lo so, Francesca, è grave? Non lo so, non me ne ero accorta. No, ma neanche io, però voglio dire, uno pensa sia grave sta cosa, se c'è lo smalto mezzo vuol dire che... Boh. Non andrà bene. Non va bene. Cioè, come non vedi, non sono esperta. Però. Non lo so, magari si porta mezzo, non lo so. Magari comunque, la nuova fatto moda. Fatto sta
Chiara Ferragni lancia le ciabatte da 175 euro, così tanti soldi per della plastica. Polemica su questo nuovo prodotto della Ferragni. Quelle che mi lanciava mia madre costavano intorno a 15.000 lire, queste devono fare più male sicuro. Le ciabatte della Ferragni che costano 175 euro solo se hanno un raggio laser che uccide le zanzare a vista, che tu tiri la ciabatta e ammazza tutte le zanzare intorno. Andiamo avanti, parlando sempre di influencer, poi c'è stato il grande caso di Sandra Milo, che ieri stava incatenata a Palazzo Chigi, se ho capito bene. Conte l'ha ricevuta. E Conte ha ricevuto, sì, c'è tutta una dinamica, vabbè. Comunque sia, questo è un suo messaggio. Ieri, buongiorno amici, ieri mi è successa una cosa bellissima. Il presidente del consiglio, professor Giuseppe Conte, mi ha telefonato per chiedermi un favore. Io gliel'ho fatto. E ora mi aspetto che lui ne faccia uno a me e sono certa che da uomo d'onore qual è, me lo farà. Arrivederci. Hai capito? È così. Conte ha chiesto un favore a Sandra Milo, lei gliel'ha fatto, lei l'ha richiesto. Sandra Milo si incatena davanti a Palazzo Chigi e Conte la riceve. E andiamo avanti. Ma vi immaginate la faccia di Conte con tutti i cazzi che ci avrà per ora quando gli diranno di Sandra Milo incatenata davanti a Palazzo Chigi? Comunque uno Conte se lo immagina indaffarato. Sandra Milo, scegli un cappotto iconico anche tu, fatti arrestare ogni settimana anche tu e già in fondo sarà solo uno sbiadito ricordo. È vero. Ancora, le bimbe di Conte, diciamo, finalmente vengono rappresentate. Andiamo avanti, numero 3. Viktor Orban, ce posso credere, manda questo messaggio a Matteo Salvini. Your fight is a good fight, we are with you Matteo, la tua lotta è una lotta giusta, siamo con te Matteo. E fa questa foto a questo Nokia. Salvini riceve il messaggio, o meglio riceve la foto, dice grazie di cuore all'amico premier ungherese Viktor Orbán per il bellissimo messaggio. Qual è? È questo qua, è il tweet con la foto del telefonino col messaggio dentro al telefonino, ok? Tutto chiaro? È una scatola cinese, ma te l'ha mandato nel 99 questo messaggio, cioè la vostra comunicazione come avviene? E col telefono di Gianni Savastano, qualcuno ci ha visto dell'osco qua. Ancora, fammi capire, ma i messaggi te li manda così? Li scrive sul telefono, fotografa lo schermo con un altro telefono e te invia la foto. So gusti, per carità, ognuno si complica la vita come meglio crede, però effettivamente è contorto come procedimento. Io ora non posso fare a meno di pensare a Orban che manda gli sms a Salvini e poi gioca a Snake con quel Nokia che manco l'ultimo degli spacciatori. E quello è caduta di stile, poteva mandare un fax effettivamente, se proprio uno ci tiene a ricordare certi momenti, certi periodi. Dite a Orban che a fine giugno potrà attivare la Summer Card Omnitel per inviare fino a 100 sms al giorno. E sono fortune, occasioni. Andiamo avanti. Numero 2. Roma Mobilità si imbatte in questo tweet. Venerdì 29 maggio, trasporto pubblico a rischio per... Avesse mai fatto. Ma dobbiamo indovinare, ma è un quiz, ma c'è già la situazione è quella che è. Per i nati dello scorpione, che ne so, uno comincia a immaginare. Sempre, per sempre, o ancora, per che gli va? E qua ci sono citazioni dei vecchi testi. Guarda, io sono di Modena, ma sta cosa mi manda comunque in ansia. C'è gente che non è di Roma, che segue l'account Roma Mobilità, perché comunque vuole dell'intrattenimento. Ho capito, è uno di quei giochi in cui devi continuare inserendo le parole che ti suggerisce il telefono. Per esempio, provo, venerdì 29 maggio, trasporto pubblico a rischio, per il resto è tutto ok, grazie mille per la sua disponibilità. Qualcuno immagina della gioia anche. I trenini. Perdere l'amore. Qualcuno inizia a cantare e ci si improvvisa per colpa di chi. Vabbè, niente, sono scemenze, ma uno riceve così le informazioni. Non serve manco che finite la frase, tanto ormai siamo abituati e non ci frega più un cazzo del perché. È andata così, ce ne accorgeremo. Andiamo avanti, numero 1. Tanti auguri giovanotto, speriamo di rivederci presto, compleanno di Memore Migi. E tanti auguri a Memore Migi.
E andiamo, andiamo in bar, andiamo a vedere cosa è successo in questa puntata. Eccoci qua. Allora, Ciro Gaiba, democrazia e respiro, mai come oggi attuale, Amara un super spiegone da Milano stasera. Un applauso a Marco da Milano, che poi non dobbiamo mai dare nulla per scontato. La libreria con gli skate di Ben Harper, in assoluto lo sfondo che vince su tutti, ne abbiamo viste tante. Un applauso a Ben Harper. E non solo per la libreria, diciamo, per gli skate, ma per tutti i contenuti che ha condiviso con noi. È stato un onore. Sono arrabbiato e anche molto preoccupato per le sorti del mio paese. Ben Harper è molto scosso e molto arrabbiato. E abbiamo parlato di quello che sta accadendo a margine dell'uccisione di George Floyd. Mauro Pileri, dopo più di 20 giorni in ospedale, mia zia è tornata a casa. Questo pomeriggio mi ha chiesto quando lo danno il programma dove c'è il direttore dell'Espresso. A sapere qual è, signora mia. E io propaganda live stasera. E niente, zia Tonina finalmente vi sta guardando ed è con voi. Marco da Milano sta soprattutto a propaganda live. Quindi è giusto, giusta la domanda. Francesco Rossini, in lockdown a New York, aspettando di rientrare a Hong Kong. Sospesi tra la pandemia, il razzismo e le proteste con un'unica certezza. Un applauso a Francesco Rossini e a chi lotta a Hong Kong. Che poi guardami come Roberto Angelini guarda Ben Harper. Un applauso a Roberto Angelini. Allora devo dire che ti ho risparmiato, Roberto, perché insomma il collegamento aveva qualche lentezza inevitabile, traduzione così, e la conversazione era particolarmente intensa, quindi anche il margine per il cazzeggio era ridotto. Ma Roberto Angelini è l'altro dopo Ben Harper che nel mondo suona la slide guitar, si può dire, sono due ormai, sono rimasti, sono Ben Harper e poi Roberto Angelini, che ha capito guardando Ben Harper che era una buona idea. Quindi un applauso a Roberto Angelini. Spettacolare la propaganda orchestra in versione Prodigy. Ancora applausi anche a Valentina e a Kiumi Lee, che hanno suonato insieme a Lorenzo Gioielli. Eccolo qua, mia figlia mi ha chiesto perché quel signore ha raccontato la storia di zio Fontanopithecus, detto il Sapiens. Un applauso a Lorenzo Gioielli, che ci ha raccontato questa favola. Quest'anno in vacanza alle Isole Peppi, e prenoto uno scoglio. Celenza Santo subito, scrive Marianna Aprile. Un applauso a Fabio Celenza. Quando Propaganda Live unisce quattro generazioni e due continenti, scrive Giulic, col cuore a Minneapolis e a tutte le rivolte del mondo. Auguri nonna Paola per i suoi 90 anni, vostra fan sfegatata. Tanti auguri a nonna Paola e a tutte le generazioni unite dal nostro programma. Corona Doriana. Locorotonda è una cittadina bellissima, incastonata nella Valle d'Itria, uno dei luoghi più incantevoli della Puglia. Altro che non c'è nulla, eccolo qua. Ma infatti, è giusto. Infatti, concentrare sul coronavirus. Questo è Locorotonda, ecco, una perla ottima della Puglia. Manifesto della località. Il logo di Maccox per Locorotondo. Effettivamente ci siamo da quelle parti lì. Se il pubblico funzionasse, il privato non avrebbe mercato. Parole sante, anzi santissime. Grazie Lele, grazie a Michele Rec Zero Calcare per il suo lavoro e per la testimonianza di Lele, o di, insomma, diciamo, di questo infermiere che ha recitato se stesso di fatto nel lavoro di Michele. Zero Calcare, la sacra scuola di Ocuto mi è rimasta nel cuore eppure sulla faccia. PS, so la matta che ti ha lasciato un portachiavi con la faccia tua ricamata all'ARF. E qua siamo veramente nella mitomania. Cioè, nel senso, è bello. Confermo che è matta. Confermi che è matta. Ok, salutiamo Sara con tanto affetto. Maccox, Zero Calcare e Diego, visti da Sofì. Io propaganda, sono questo sotto con i 720 in testa. Propaganda. Grazie Sofì. Popagata, grazie Sofì. È uno dei mille nomi. Arte.
che ci è stato dato. Allora, Marco Bianchi, grazie Propaganda Live per parlare dei problemi di Genova e dell'Ilva. Primi a passeggiare incazzati per protesta. Un applauso agli operai dell'Ilva di Genova in questo caso. Carla Corciulo, se non ci fosse Baobab Experience, questa gente sarebbe ancora più disperata in questa città senza accoglienza. Un lavoro prezioso, grazie Andrea Costa. Un applauso a Baobab Experience ed Andrea Costa. No, Zoro sta diventando un problema, sappilo, questi sono disegni pupazzi. Edoardo Leo, scusami, non avevo visto, ringrazio Edoardo Leo e i lavori dei suoi figli. Sta diventando un problema, dai Edoardo, manca poco, resisti. Ok, grazie, andiamo avanti. Giacomo Box, quando in Matrix prendi la pillola sbagliata, effettivamente inconsapevolmente c'era un riferimento in quella parrucca. Giordano Margaglio, qui a Istanbul è da poco passata la mezzanotte ed è iniziato l'ennesimo weekend di quarantena. Fortunatamente quest'anno è il mio compleanno, capita di venerdì, lo posso festeggiare insieme a voi. Grazie Giordano, buon compleanno. Grazie per la pubblicità al mio meraviglioso paese. Bravo. Lui è il sindaco di Locorotondo, prego, figurarsi per così poco. E un applauso anche a Lello Arena che ci ha aiutato, come dire, a parlarne. Joe Biden, it's time for us to take a hard look at uncomfortable truths. È il momento di guardare a verità scomode. It's time for us to face the deep open wound we have in this nation. È il momento di guardare nelle ferite più profonde che abbiamo in questa nazione. We need justice for George Floyd. Abbiamo bisogno di giustizia per George Floyd. Pubblicità, ci vediamo tra poco qui, Propaganda Live. Eccoci tornati, allora anche questa puntata volge al termine, intanto facciamo gli auguri ad Alberto, il fonico di messa in onda del programma, da buon compleanno Alberto. E poi andiamo con i saluti alla Propaganda Orchestra, Roberto, Gabriele, Fabio, Giovanni, Valentina e Chiumi che hanno suonato prima insieme a Lorenzo Gioielli, Costanze, Paolo, Francesca, Marco, Michele, Marco. Ancora un grazie sentito a Ben Harper che è stato con noi all'inizio di questa puntata. Noi vi ringraziamo e ci salutiamo e ci diamo appuntamento a venerdì prossimo con l'ultimo capolavoro del genio Macox, a venerdì. Grazie a tutti!